buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Che questi due uomini, questi due presidenti fossero diversi, non lo abbiamo scoperto ieri, ma ieri lo abbiamo visto bene, molto bene, mentre tutto intorno a loro brucia. Negli Stati Uniti, non solo metaforicamente, il presidente miliardario brandisce la Bibbia e pronuncia parole di fuoco. Il nostro capo dello Stato, invece, festeggia la Repubblica con parole di pace, da Codogno, rendendo omaggio al coraggio degli italiani. Intorno a Mattarella non ci sono scontri, vetrine spaccate o poliziotti a cavallo, ma fazioni e polemiche sì, quelle ci sono e sono troppe. Lasciamo perdere gli assembramenti che hanno violato tutte le regole di distanziamento. Parlo proprio delle parole. Quando tutto intorno a te brucia, puoi provare a spegnere l'incendio oppure a piccare nuovi fuochi, sperando che dalle macerie tu abbia qualcosa da guadagnare. Non penso solo all'opposizione, che certo ha un ruolo cruciale, ma anche a chi dalla maggioranza, sbagliando, sogna di spingere Salvini e Meloni tra le braccia del generale Pappalardo. Un nemico col gilet arancione è più facile da battere, si sa, scegliersi il nemico giusto è un'arma essenziale in politica. Ma sarebbe una miope illusione, una pantomima di vittoria su un paese sconfitto. A noi italiani serve altro. Oggi direi: beato il paese che non ha bisogno di nemici, in Italia come in America. E ve lo dico così. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Non possiamo manifestare il 2 giugno perché è irrispettoso, non potevamo manifestare durante l'emergenza Covid perché era pericoloso. Da domani si volta pagina, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Then I will deploy the United States military. Qui a Codogno, in questa casa comunale, è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. È con profonda e sentita gratitudine che oggi la incontriamo personalmente nella nostra città di Codogno, così duramente provata dall'emergenza epidemiologica. Noi siamo qua per risolvere problemi. Possono arrivare già turisti da domani. Buongiorno, eccoci qua. È stato un 2 giugno importante da molti punti di vista. Da una parte le parole di Mattarella che evoca unità, dall'altra le manifestazioni, quella del centrodestra al mattino e quella dei gilet arancioni nel pomeriggio. Ne parliamo con Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera. Buongiorno, ben trovato Antonio. Che ne pensi delle piazze di ieri? Cosa è accaduto? L'opposizione ha gettato la maschera ieri, anzi ha gettato le mascherine, direi, per quello che è successo nelle piazze. Ma io avevo già, diciamo, settimane fa suggerito di non usare la data del 2 giugno. Capisco c'è una legittima voglia di riconquistare un po' di agibilità anche politica, oltre a quella dei movimenti. Ci possiamo spostare, si può anche riprendere a protestare, per esempio a fare manifestazioni, naturalmente nel rispetto delle regole, ma diciamo caricare il 2 giugno, che è chiaramente e inevitabilmente la festa della Repubblica, cioè di una origine comune che accomuna anche Meloni e,
e Salvini e Taviani, caricare il 2 giugno di questo significato, diciamo così, polemico e inevitabilmente anche un po' politicamente aggressivo, secondo me era sbagliato. Detto questo, c'è stata qualche intemperanza, qualche mascherina torta, ma insomma, alla fine la vera questione non è tanto quello che è successo in piazza, ma quello che succederà nei prossimi mesi in Parlamento. Esatto. Qui stanno per arrivare. Sono molto d'accordo con te. Il tema è capire se questa unità, questa concordia possono esistere in questo Parlamento. Insomma, noi abbiamo avuto sia il governatore della Banca d'Italia sia il Presidente della Repubblica che hanno posto il problema. Cioè adesso, anche senza fare un governo di unità nazionale, è chiaro che in questa fase in cui c'è da ricostruire tutto, sperando che ci siano i soldi per farlo, hai bisogno di progetti, di un lavoro comune, sapendo che poi le elezioni che l'opposizione di centrodestra chiede in realtà sono una prospettiva molto lontana e forse anche impopolare in un momento come questo. Allora, quindi penso che il centrodestra dovrebbe darsi una linea politica che non sia solo elezioni anticipate. Voglio sentire subito un commento di Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Pietro, che ne pensi tu di quello che è accaduto ieri? Ma io penso due cose. La prima è che se la sinistra si prende il 25 aprile da 70 anni, che è una festa di tutti, il centrodestra può prendersi il 2 giugno. Perché? E la seconda, molto collegata, che non si può chiedere concorda nazionale a giorni alterni. La settimana scorsa, 10 giorni fa, la maggioranza, il PD e 5 Stelle, hanno votato per mandare a processo Salvini all'indomani di intercettazioni in cui i giudici dei più alti vertici dicevano: non c'è il reato, ma incriminiamolo perché ci sta antipatico. Ecco, questa era una bella occasione per la maggioranza di fare un gesto di concordia, perché sai, se tu mi mandi a processo e poi mi dici: uè, dammi una mano, insomma, io non ho così. Quindi tanta tu mi stai voglia dicendo: io la concordia, l'unità non la vedo da nessuna parte, né dentro né fuori, né nella maggioranza né nell'opposizione. Mi sembra evidente. Allora, voglio sentire subito su questo Michele Emiliano. Buongiorno, ben trovato, presidente della Regione Puglia, ma anche insomma uomo politico di peso a livello nazionale. Cosa ne pensa di questa discussione, di quello che è accaduto ieri? Da una parte le parole di Mattarella, dall'altra le manifestazioni in piazza, con tutto quello che diceva adesso Senaldi, però, sulle divisioni che sono insite in questo Parlamento. Poi arrivo naturalmente anche da Massimiliano Romeo, vedo che è arrivato anche lui. Emiliano, prego. Allora, io mi sono sentito subito molto sintonizzato stamattina dall'inizio della trasmissione del programma, nel senso che mi sono sentito rappresentato dal Presidente della Repubblica, e adesso non sembri captatio benevolentia, non è neanche nel mio stile, e mi sono sentito rappresentato anche da lei nel momento in cui ha iniziato la trasmissione in quella maniera. Dopodiché noi abbiamo questo problema, cioè chi ci rappresenta? Anche un presidente di regione ha bisogno di una rappresentanza parlamentare, di un governo. Cioè, noi non siamo autonomi, facciamo parte di una comunità assolutamente interdipendente. E quindi su chi possiamo contare? Cioè, quali sono le persone serie che quando ti dicono una cosa poi la fanno e non stanno giocando solo a tentare di diventare quello che, diciamo, qualche volta il loro talento non gli ha permesso di diventare in precedenza attraverso la politica? Chi sono questi carneade che non hanno concluso mai nulla nella loro vita e a differenza di Mattarella, ha detto proprio chiaramente che invece è una personalità che, anche se non avesse fatto il Presidente della Repubblica, rappresentava un'idea della Repubblica italiana che io ho sempre condiviso nelle tragedie della sua famiglia, ma anche nella sua storia mite, basata sullo studio, l'approfondimento, la posizione di equilibrio. Tante volte io stesso non sono stato capace di essere come Mattarella, lo confesso, e cerco di imparare se è possibile. Una repubblica è una comunità, una famiglia, una squadra di calcio, fate voi, una redazione. Se in una redazione, se in un'azienda, anche a fine, c'è qualcuno che non passa, che passa il tempo solo per cercare, si mostra rispetto all'editore o al proprietario, la squadra non regge e i risultati sono un disastro. Tutto qua. Adesso allora, tirate voi le conclusioni di questo mio
diciamo, evitare anche la domanda, detto chiaramente, perché io non voglio litigare con nessuno. Allora, voglio sentire su questo Massimiliano Romeo. Salve Romeo, ben trovato. Io buongiorno, ho detto nella grazie. Mia apertura che credo che è veramente un momento storico in cui non c'è bisogno di polemiche, non c'è bisogno di fazioni, non c'è bisogno di nemici. Abbiamo bisogno tutti di fare la nostra parte, perché siamo veramente dentro qualcosa di molto difficile e molto complicato da affrontare. E ieri ci è sembrato invece che l'atteggiamento fosse un altro. Che ne pensa? Ma questi appelli alla collaborazione del Presidente della Repubblica noi li abbiamo condivisi fin dall'inizio. Il problema è che non si può solo fare degli appelli o comunque dire a parole, come spesso Conte ha detto, sì, collaboriamo, diamoci da fare, aiutiamoci a vicenda in un momento così importante e difficile. Il problema è che tutto deve avvenire anche di fatti. Cioè, collaborare significa scrivere insieme i provvedimenti, non che i provvedimenti li scrive il governo e poi dice vabbè, voi dell'opposizione, se avete qualche idea ditecela, qualche suggerimento, poi vedremo, poi non ci accolgono nulla, poi mettono da parte i nostri suggerimenti, tanti che abbiamo fatto. Guardi, anche sulla cassa integrazione avevamo detto di saltare il passaggio con i sindacati, che non aveva senso, chi si sarebbe mai opposto in un momento di lockdown? Cioè, lei mi sta dicendo, è facile parlare di concordia, cioè, però poi dopo, quando dovete coinvolgerci, non ci coinvolgete, questo è il nostro problema. Non ci coinvolgete mai, cioè, anche perché poi, adesso, onestamente, il diritto di manifestare, io penso che sia sacrosanto. Ma cioè, non, ieri certamente lo noi è. Noi abbiamo portato in piazza la voce di tante famiglie e imprese che non hanno ricevuto gli aiuti durante questa emergenza, che sono in serie di ma adesso vedremo le immagini, il problema è stato il come, no? Diciamo che oggi Silvio Berlusconi scrive che non bisogna dare il cattivo esempio, e in effetti. Però, scusi, posso solo una precisazione? Guardiamo tutte le piazze. Nella stragrande maggioranza delle piazze c'era il distanziamento, tutto è avvenuto in maniera rispettando perfettamente tutte le regole. Guardate Bologna, guardate Milano, guardate Monza, dove ero io, Lecco, tante altre realtà. Roma è arrivata molta più gente di quella che si ovviamente uno pensava, immaginava, perché c'erano i leader politici. È chiaro che quando arriva così tanta gente. Allora, facciamo una cosa, Romeo, vediamo le immagini, così poi le commentiamo assieme. È arrivato anche il professor Zangrillo, lo ringrazio di essere con noi, con lui dobbiamo parlare di tante cose, ma voglio anche sapere da lui se questi assembramenti visti ieri sono un problema in questa fase. Dopodiché devo andare a vedere cosa succede in un treno italiano, perché oggi è il 3 di giugno, si comincia a viaggiare e c'è gente che dopo parecchi mesi vuole rivedere le persone che ama. E una di noi, perché anch'io ho delle persone che amo da rivedere in altre zone d'Italia, ma è Giorgia, che è in un treno e sta andando da Giorgia. Da dove parti e dove arriverai? Sono partita stamattina alle 7:20 da Domodossola e devo arrivare fino a Civitanova Marche. Per andare a trovare? Il mio ragazzo. Come si chiama? Valentino. Valentino, un bacio. Questa donna sta facendo per te quante ore fai di treno, Giorgia? 11 ore. 11 ore di treno. E questo è amore. Dove sei adesso, Giorgia? Si chiama Valentino. Adesso sono a Milano Centrale. A Milano Centrale. Va bene, ti seguiamo noi durante il viaggio. Vogliamo vederti arrivare tra le braccia di Valentino. Vediamo ieri la manifestazioni in piazza a Roma. Guardate. Aspetta, la Repubblica. Io sono un cittadino della Repubblica, sì. 25 aprile, 1 maggio, pieno di bandiere rosse. Non è che la sinistra si sia impossessata di alcune date del calendario. Festa della Repubblica e degli assembramenti. Il 2 giugno delle opposizioni va in scena a Piazza del Popolo. Attorno a un tricolore lungo 500 metri sfilano circa 2000 persone e non altrettante mascherine, in uno spirito sì unitario, ma contro il governo Conte. Il nemico dello spirito unitario è Conte, quindi Mattarella si deve rivolgere a loro. Non possiamo manifestare il 2 giugno, non possiamo manifestare sotto a Palazzo Chigi in sicurezza quando c'è. Noi non dobbiamo manifestare, mi rendo conto che l'Italia che piace alla sinistra non è l'Italia nella quale non esiste il centrodestra, ma guarda un po', esiste.
Che la dei Gilles Arancioni sarà una piazza alternativa alla vostra? Guarda, io rispetto tutte le manifestazioni, ma non mescoliamo il grano con l'olio, ecco. Dopo quello del centrodestra arriva anche il corteo dei Gilles Arancioni. Secondo me la mascherina serve per far ammalare le persone che la portano. Questo è il mio parere. Le mascherine scompaiono del tutto mentre si moltiplicano i cori contro il governo. Conte, Conte, dimissioni! Libertà! 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 La libertà, però, si trasforma in tensione. Un manifestante scaraventa a terra la nostra telecamera e il generale Pappalardo si rifiuta di commentare. E anche se c'è una partita. La 7, io non rispondo alla 7. Allora, voglio soltanto dire al generale Pappalardo che lui può parlare o non parlare con chi gli pare, ma che la violenza non è mai ammessa, scaraventare telecamere per terra, impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro è sempre un gravissimo errore. Tutto qua. Dopodiché torno da Antonio Polito, perché in tutto questo, manifestazione, Salvini, Meloni, Tajani, e poi stamattina sul Corriere della Sera, come tu ben sai, viene fuori una lettera di Berlusconi che mi sembra tutta un'altra storia, tutto un altro modo di concepire l'opposizione. Che ne pensi? Ma penso che tu hai ragione e penso anche che la posizione di Berlusconi sia ragionevole, congruente con quel discorso che facevamo prima. D'altra parte Berlusconi era in piazza ieri attraverso Tajani, quindi non è che questo vuol dire che il centrodestra non può o non deve manifestare o non deve protestare. Tra l'altro bisogna stare attenti, in questo sono d'accordo con qualche accenno che abbiamo sentito, bisogna stare attenti a che non passi l'idea che per i prossimi mesi non si può manifestare perché questo porta, se no diciamo già abbiamo chiuso il Parlamento un po' troppo a lungo, non chiuderei anche l'agibilità politica. Assolutamente. Ma detto questo, la vera differenza sta nell'offerta che Berlusconi fa, mi pare, diciamo così sinceramente, già da prima quando si parlava dei fondi europei, del MES, per collaborare a usare questi fondi, perché il vero problema è che noi dovremmo fare dei progetti dettagliati, scritti nero su bianco, credibili, verificabili, e io temo fortemente che lo Stato italiano, che abbiamo visto diciamo così bloccato quando si tratta di spendere soldi che ha già, non riesca a usare fino in fondo questa disponibilità. Sono anche d'accordo su quello che diceva Romeo, cioè la disponibilità deve essere reciproca, nel senso che è evidente che il governo deve fare di più se vuole aprire un tavolo di consultazione permanente, oserei dire, con l'opposizione, perché qui si tratta di ricostruire l'Italia dei prossimi 20 anni. Non è che possiamo starci... Antonio, mi dici una cosa al volo? Per te chi è il generale Pappalardo? Che cos'è questa storia? È una pantomima che durerà poco? È qualcosa di serio? E anche questa, che c'entra il generale Pappalardo con Salvini e Meloni? Io dicevo prima, secondo me è un errore spingere, no, Salvini e Meloni verso Pappalardo e dire questa è l'opposizione in Italia, perché invece l'opposizione è una cosa seria. Cioè, che ne pensi di questo? Ma io penso addirittura il contrario, cioè che l'esistenza di un'opposizione parlamentare, anche robusta nel, diciamo così, nel giudizio degli italiani a vedere i sondaggi, ci garantisce dall'evitare che i gilet arancioni di Pappalardo diventino come in Francia dei gilet gialli che scassano tutto. Cioè io credo nell'importanza di un'opposizione parlamentare attiva, presente, democratica, proprio perché evita e svuota, diciamo, queste sacche che abbiamo visto esistere nel paese e che spesso sono anche di estrema destra, come quelle che si sono manifestate con Pappalardo. Quindi preferisco l'opposizione parlamentare, ovviamente. Allora, voglio sentire Senaldi, poi torno anche da Emiliano e Romeo e poi arrivo da Zangrillo, perché dobbiamo aprire tutto il tema virus, che non è un tema da poco, perché riguarda poi anche la ripresa economica. Però, Senaldi, prego. Ma gli arancioni sono una opposizione extraparlamentare, come 10 anni fa erano i grillini. Abbiamo visto che i grillini hanno fallito come movimento anticasta e si sono trasformati in un movimento di governo, e quindi Pappalardo cerca di coprire uno spazio politico che c'è con dei modi molto dubbi. Ritengo maliziosa l'operazione che accosta
pappalardo al centrodestra di Salvini, della Meloni, perché né dall'uno né dall'altra parte ci sono stati mai messaggi di amorosa corrispondenza, e quindi sarebbe come assimilare i grillini al PD. È vero che adesso sono assimilabili, ma 10 anni fa non lo sono, non lo erano. Voglio sentire Emiliano, Michele Emiliano. Ma diciamo che per capire chi è Pappalardo bisognerebbe parlare, ovviamente in privato perché in pubblico non lo farebbero mai, bisognerebbe parlare con i carabinieri dai quali viene, vi descriverebbero il personaggio. Siccome io sono dalla parte delle istituzioni, sono dalla parte di chi serve questo paese in modo corretto, senza strumentalizzazione, soprattutto senza mai violare i propri doveri, credo che venga descritto perfettamente. Devo essere sincero, ovviamente susciterò un po' di scandalo, ma rimpiango moltissimo l'opposizione di Berlusconi, che ha tanti difetti, ha tanti punti di caduta, una serie di situazioni difficilissime, però togliendo da parte, diciamo, le sue situazioni personali, era comunque, costituiva l'idea di una destra moderna, democratica, sicuramente liberista, ma capace di immaginare un paese inserito nell'Unione Europea, cosa che invece questo pasticcio che si sta creando tra una Lega che ha perso la sua identità, tra virgolette, etnica, ed è diventata un partito generalista, che però si muove con grandissima difficoltà nella soluzione dei problemi concreti, e poi Fratelli d'Italia, che ha assorbito un po' di tutto, pezzi di Democrazia Cristiana, e che non dà un indirizzo al paese. Cioè, stanno lavorando giustamente, sottolineando come si deve fare, i difetti di chi governa, ma qual è il modello sono di distruttivi paese? Ma non costruttivi, mi sta dicendo. No, io non ho mica capito qual è l'idea di società alla quale mirano. Cioè, se l'INPS è in difficoltà a pagare la cassa integrazione, loro sono in grado di fare una proposta per fare in modo che l'INPS sia più veloce? Noi, per esempio, regioni, abbiamo detto pagate sulla base delle istruttorie delle regioni, poi una volta che avete pagato ricontrollate ex post, e se ci sono problemi recuperate i soldi, ma non bloccate tutto. Allora, questa è una proposta. Voglio sentire Romeo su questa critica che ha fatto Emiliano, ma anche su Berlusconi, Romeo, perché stamattina mi sono letta con attenzione la sua lettera al Corriere, abbiamo fatto anche vedere il tweet di ieri mattina, insomma c'è una bella differenza, no? Insomma, rivendica un altro modo Berlusconi, secondo me. Ma non lo so, guardi Mirta, io vivo la realtà parlamentare, quello che facciamo noi della Lega insieme a Forza Italia, insieme a Fratelli d'Italia in Parlamento, con... come opposizione sostanzialmente insieme facciamo più o meno le stesse cose, presentiamo delle proposte, presentiamo degli emendamenti, delle mozioni, delle interrogazioni, cerchiamo di dare dei suggerimenti. Cioè, adesso dire che non abbiamo proposte, io lo dico a Emiliano, in un momento come questo, che assomiglia molto al dopoguerra, io avrei voluto già che per esempio tutte le opere pubbliche fossero già partite a qualsiasi costo. Cioè, noi proponiamo questo, un grande piano sulle opere pubbliche, proprio per non lasciare a casa anche migliaia di disoccupati o magari nelle piazze a manifestare perché monta la rabbia sociale. Perché non sono già state sbloccate tutte le opere? Perché non vediamo dei lavori di miglioramento e di ammodernamento, per esempio, delle scuole, visto che abbiamo un problema forte sul dover allargare le classi, trovare dei posti nuovi per consentire ai bambini il distanziamento, le condizioni di sicurezza? Perché tutto questo non è avvenuto? Perché non ci hanno ascoltato? Lei diceva sulla cassa integrazione, ma togliendo il passaggio dei sindacati avremmo sicuramente guadagnato del tempo, perché anche snellire l'iter burocratico. Insomma, per esempio, devo dire che la cassa integrazione sta andando a rilento, lo vediamo sotto i nostri occhi tutti. Io vi posso far vedere, certo, pacchi di lettere di gente, Mirta, che ancora non ha avuto un euro. Mirta, anche sul decreto liquidità hanno capito benissimo che il problema è che non danno i soldi, i prestiti alle imprese, perché se poi queste imprese qui, con la responsabilità penale dei singoli istituti, dei singoli direttori delle banche, con la paura che un domani hanno prestato i soldi a qualcuno che non li rirende, diventa un problema. Anche su questo bisognava intervenire, ma queste sono tutte proposte che noi abbiamo fatto. Allora, poi che oggi vada di moda dire che il centrodestra è diviso, perché bisogna creare un diversivo per nascondere che in realtà è profondamente diviso, Romeo. È la maggioranza di governo, allora io lo
capisco questo, con grande dignità, posso dire una lo cosa. Capisco, però oggi se c'è la posizione che è la maggioranza di governo, che ci ha messo un mese posizione... e mezzo ad approvare un decreto sulla scuola al Senato. Dicevo che la stessa posizione di Berlusconi è stata quella del governatore del Veneto Zaia, che ha detto la stessa cosa. Io non posso fare le ordinanze per tenere la distanza e poi violare le mie stesse ordinanze. Questo Zaia ha dato un esempio, con qualche punto di caduta anche lui, ha dato un esempio però di come si governa una regione, che è molto diverso dalla manifestazione di ieri. Allora, l'unità, e io onestamente non ho mai detto una parola su quello che è successo in Lombardia, ho criticato fortemente gli attacchi violentissimi in Senato contro la regione Lombardia per la gestione del Covid, che ho considerato sconsiderati, scusate il pasticcio di parole. Cioè, noi ci stiamo sforzando, Zaia compreso, Berlusconi compreso, di tenere un clima. Questo clima ha anche la necessità, giustamente, che all'opposizione si riconosca un ruolo. E io sono pronto, nel limite delle mie possibilità, a fare in modo che questo avvenga, ma non costruiamo pasticci nelle piazze che possono essere fraintesi da quelli come Pappalardo. Devo arrivare da Zangrillo, un attimo Romeo, torno subito. Devo arrivare da Zangrillo, ma devo passare un attimo da Milluzzi, perché so che è in Emilia-Romagna. Andrea. Mirta, buongiorno. Sì, siamo tornati a Medicina. Ti ricorderai un paesino in provincia di Bologna che a inizio marzo fu chiuso di nuovo con il checkpoint carabinieri perché divenne un focolaio. Una zona rossa. Perché siamo tornati oggi? Perché siamo dalla signora Rina, che è qua con me, che oggi finalmente, lo dicevi tu prima, si sono riaperte le regioni, i confini, oggi dopo mesi, dopo quattro mesi, vedrà sua nipote Alice che da Firenze è partita per venire a trovarla, adesso che stamattina si può, le autostrade sono piene di persone che si sono messe in viaggio per ricongiungersi ai familiari che non vedevano da tanti mesi. Rina è qua con me. Beh, appunto, che gioia, bello Rina, c'ha pure una mascherina stupenda Rina, in mezzo ai fiori, brava. Grazie. Sei contenta Rina? Avete una bella mascherina questa? Sì, la mascherina me l'ha fatta mia figlia. Sì, sono contenta, sono i ragazzi qui, sono carinissimi, hanno un po' pazienza perché sono un po' vecchierella. Va bene, no, ma stai in grande forma e sono davvero felice che puoi rivedere tua nipote. È un momento molto bello. Oggi veramente tanti italiani aspettavano questo momento e anche in nome dei loro sacrifici dobbiamo evitare di fare fesserie, ve lo continuo a dire. Professor Zangrillo, eccomi qua. Allora, a parte che il professor Zangrillo, tra le tante cose della sua vita, è anche il medico di Silvio Berlusconi, quindi abbiamo parlato fino adesso di Berlusconi. Lo sta vedendo ultimamente? Sta bene? Sta in forma Berlusconi, Zangrillo? Sì, lo sento spesso, l'ho sentito anche ieri sera. È in forma, è in forma. Allora, veniamo un attimo al fatto che lei ha detto una cosa che ha creato molte, molte polemiche. Ha detto chiaro e tondo che... sentiamolo, anzi, abbiamo la clip del domenica, è stata la Lucia Annunziata, ha detto una cosa di cui si è parlato poi nelle ore e nei giorni successivi. Guardate. Se vuole le dico la verità, gliela dico ufficialmente, in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora, oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese, l'inizio di giugno, per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus, praticamente dal punto di vista clinico, non esiste più. Allora, è una cosa che lei non in maniera così netta, ma va dicendo da un po', io l'ho vista in queste settimane molto spesso, e lei diceva abbiamo delle evidenze empiriche, però non era mai arrivato a dire il virus clinicamente non esiste più. Mi spiega esattamente cosa vuol dire? Allora, prima voglio fare una premessa per rimanere in tema con quello che avete fatto vedere finora. Evidentemente fare le affermazioni che ho fatto io non vuol dire esortare le persone a essere in qualche modo sconsiderate e poco responsabili, perché ritengo, e in questo sono assolutamente in linea con tutti i miei colleghi che se ne sono occupati,
che le misure di distanziamento, di lockdown, di prevenzione siano servite per portarci a questo punto. Quindi scusi, per capire io, le manifestazioni di ieri per lei sono state sconsiderate, cioè non bisogna assembrarsi, stare vicino, levarsi la mascherina, è un errore questo. Guardi, io non voglio assolutamente essere strumentalizzato dal punto di vista politico, perché ci hanno tentato in tanti a farmi entrare in politica negli ultimi anni e morirò da medico. Però ecco, laddove ci sono delle manifestazioni che al di là del valore politico comportano in questa fase di non mantenere quelle che sono le corrette precauzioni indicate, sì, le considero assolutamente, diciamo, sconsiderate e comunque fuori luogo. Okay. Punto. Arrivo alla sua domanda. Il fatto di aver fatto le dichiarazioni che ho fatto evidentemente parte da una condivisione all'interno di un grande gruppo come il mio, all'interno di una grande università come la mia, attraverso quindi la condivisione con tutta una serie di colleghi delle varie discipline. Ma poi soprattutto attraverso un tipo di comunicazione che abbiamo costantemente e quotidianamente con colleghi non solo italiani ma anche occidentali di oltreoceano, per esempio il professor Camillo Ricordi della Miami University. Io dico questo: il virus, come ho sempre affermato, è con noi e noi dobbiamo imparare a convivere con il virus. Il virus, e questo è un altro dogma, io non mi posso permettere assolutamente di andarvi contro, il virus nessuno e nemmeno noi ha mai potuto dimostrare che è modificato. Però quella che è l'evidenza clinica, non solo nelle terapie intensive, ma nei pronto soccorsi e nei reparti clinici di tutti gli ospedali italiani, ci porta a dire che fortunatamente la manifestazione patologica correlata a questo tipo di infezione è in via di netto affievolimento. Quindi non c'è più alcuna evidenza clinica che debba preoccupare. E questo, nel mio ospedale, sono 5 giorni che non entra. Nel senso che, per esempio, lei pensa che sia improbabile che c'è una seconda ondata in autunno, per capirci? Ecco, questa è una bellissima domanda che mi consente una bellissima risposta. Nel senso che chiunque, per le più svariate ragioni, si possa permettere di dire sì, guardi, ci sarà in autunno, ci sarà in settembre piuttosto che poco prima di Natale, dice delle cose che non hanno senso dal punto di vista scientifico. È come se io venissi a dire: penso che a Milano il giorno di Sant'Ambrogio nevicherà. Questo per dire che noi ancora una volta dobbiamo mantenerci aderenti alle evidenze, e le evidenze ci dicono che la cosa sta prendendo una piega positiva. Di questo tutti noi dobbiamo essere felici, dobbiamo continuare a mantenerci prudenti, osservare disciplinatamente quello che ci viene indicato, ma prepararci a rivivere e a riprendere in mano il nostro futuro, se mi permettete, soprattutto dal punto di vista sanitario, perché abbiamo trascurato una serie di patologie che non devono essere trascurate. Quindi, a lungo, scusi, se no sta creiamo dicendo un altro gravissimo problema. Ecco, lei mi sta dicendo: ricominciamo a curare i malati in tutte le altre patologie, facciamo una vita più normale, sempre con delle prudenze, riprendiamoci un po' i nostri spazi di vita. Le faccio un esempio: stamattina ho letto che si parla del campionato di calcio, riprende, come sapete, il 20 di giugno, ma si parla anche di riaprire gli stadi con capienze diverse. Secondo lei, per esempio, è pensabile a luglio poter ritornare allo stadio? Le dico questa cosa perché è molto simbolica per gli italiani. Ma vede, questo forse è veramente uno di quei terreni su cui è bene che dibattano i virologi, però non da soli, e quindi con il supporto della clinica e delle evidenze. Io credo, così come quando mi è stato chiesto facciamo tornare i bambini a scuola, sarebbe stato bello far celebrare loro idealmente l'ultimo giorno di anno scolastico. Ora noi abbiamo fatto uno sforzo notevolissimo bloccando tutto, credo che forse far ripartire il campionato di calcio con gli spettatori non è proprio una genialata, e quindi diciamo così, cerchiamo invece di lavorare con molta intelligenza
per arrivare preparati a settembre, in modo che se il virus torna, noi lo ammazziamo subito, in modo che i malati non li vediamo in terapia intensiva a prescindere, in modo che sul territorio quelli che meritano di essere curati li curiamo bene, subito e tempestivamente, creando quel link tra ospedali e territorio, e quindi continuiamo gradualmente a riprendere in mano la nostra vita. Facciamo ancora qualche piccolo sacrificio cercando di non terrorizzare nessuno e cercando di capire che quando parliamo agli italiani, se diciamo la verità e se diciamo una verità dimostrata, gli italiani ci seguono e ci continueranno a seguire, perché ci hanno seguito quando gli imponevamo delle misure ferree e adesso capiscono che non devono mollare, che ci devono seguire e che noi li terremo al corrente sugli sviluppi. E io ritengo che questi sviluppi saranno degli sviluppi positivi. È inutile spaventarli inutilmente, sta dicendo Zangrillo. Io faccio entrare Luca Gentile perché oggi è il 3 di giugno e si può cominciare a fare tutta una serie di cose, ma non tutto, perché ci sono ancora una serie di vincoli, dobbiamo tenerlo bene a mente questo, possiamo muoverci di più. Siamo tutti abbastanza d'accordo con Zangrillo, tra l'altro, che l'ultimo giorno di scuola ai bambini andava fatto festeggiare, perché noi abbiamo tolto ad alcuna generazione di italiani un pezzo di vita, ma insomma ci torneremo, questo perché è un tema che sta molto a cuore anche al mio amico Antonio Polito. Allora, vai Mirta, ci siamo. 3 di giugno, un altro pezzetto di libertà significativo, perché parliamo degli spostamenti tra regioni, quindi si allenta un pochino anche quella tensione sociale che abbiamo vissuto costretti negli spazi limitati anche all'interno della stessa regione. È il 3 di giugno, ma non è un liberi tutti, come dicevi. Dobbiamo continuare a mantenere e a osservare rigidamente, come dice Zangrillo, le regole che abbiamo conosciuto. Non è un liberi tutti, andiamo al cartello successivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che, certo, ci possiamo ritrovare, ma rispettando le distanze. Non possiamo stare assembrati. Ovviamente poi vedremo l'utilizzo della mascherina come dirige, diciamo, questa regola ulteriore. Un metro di distanza tra persone, 2 metri quando si fa sport. Questo è molto importante. Bisogna stare attenti, perché durante lo sport c'è una carica virale, un'emanazione maggiore della possibilità di contagio. Più goccioline, più droplet, più goccioline, per capirci, esatto. Abbiamo parlato tanto delle famose droplet. Cartello successivo. Possiamo tornare ad abbracciarci? Relativamente, c'è una distinzione. Le persone quello conviventi... Quello è un bacio, Gentile, quello è un bacio quello del un vero e proprio non è una bacio, roba da congiunti, va bene. Noi siamo un po' più soft nell'interpretazione, però diciamo baci e abbracci relativamente, perché soltanto tra conviventi. Non conviventi ancora bisogna aspettare, e qui insomma c'è da fare un ulteriore sforzo. Andiamo al cartello successivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche negli spostamenti, questo è uno spostamento in auto, potrebbe essere un taxi, potrebbero essere 2 persone che si conoscono, bisogna stare attenti, ci sono delle regole ulteriori, cioè ad esempio se sono 2 persone non conviventi con la mascherina, uno nel sedile di avanti a sinistra, l'altro nel sedile di destra a dietro. Ci possono stare anche 2 persone sul sedile di dietro, ma sempre mascherine con uno spazio al centro. Se si è conviventi si può stare tranquillamente all'interno della stessa auto. C'è quella piccola fotografia, quel riquadro, è un viaggio in moto. Anche qui abbiamo imparato a conoscere un mosaico di regole diverse tra regioni. Anche in questo, per esempio, la regione Liguria si distingue. Cioè, in Liguria si può andare in moto con mascherina anche se non si è conviventi. Nel resto d'Italia, no. Andiamo al cartello successivo. Il federalismo della mascherina. Questa è la sintesi, perché anche per quanto riguarda l'utilizzo di questo dispositivo medico ci sono alcune differenze. Lombardia, Campania, Trentino e Friuli Venezia Giulia la rendono obbligatoria sempre, anche all'aperto. E poi anche nel comune di Genova. La Liguria ha sempre un po', diciamo, un tratto distintivo rispetto a queste regole. Repubblica e Marinare. È diverso per esempio il Veneto, che come ha detto Zai appunto ha aperto, cioè la mascherina non è obbligatoria, fermo restando all'interno dei negozi e quando si incontrano più persone anche all'aperto. Cartello successivo. Dobbiamo ottemperare a tutto ciò che ci viene chiesto. Parliamo della rilevazione della temperatura. La Regione Lazio ha emanato un'ordinanza che recepisce quello che dice l'ultimo DPCM, cioè che non possiamo sottrarci all'obbligo della misurazione della temperatura. Lo facciamo noi tutti i giorni venendo al lavoro, lo fanno tutti gli italiani. 37,5 è il limite entro il quale si può entrare. Oltre no, diciamo, bisogna rimanere in casa. Diciamo che quando ti punta la pistola sulla fronte comincia a diventare un po' inquietante, ma ci siamo abituati pure a quello. Esatto, ci abitueremo a questo e a tanto altro. E dovremo abituarci anche a fornire i dati. Una piccola concessione alla privacy a beneficio della comunità, quando entriamo al ristorante, quando andiamo dal parrucchiere, quando andiamo in palestra. Perché questo è importante? Perché nel caso di contagio bisogna sempre tenere d'occhio quante persone all'interno di una stanza ci sono. Con il questionario è tutto più facile. Cartello successivo.
Per questo dobbiamo aspettare un bel bagno in una sauna, le terme sono ancora chiuse perché qui il rischio, complice anche l'aerosol che sviluppa. Ma dove le pigli ste foto? Gentile, va bene? Questo, io non l'ho mai fatta una sauna così credo che sia in Finlandia però, o giù di lì, diciamo. Tu te le fai così. Per questo vabbè, bisogna aspettare qualcos'altro, invece lo vedremo di qui a breve. Lui, Paolo Di Bale, è stato protagonista per un mese, è stato, adesso è negativo al tampone, quindi può riprendere gli allenamenti. Il 20 di giugno, lo dicevi, riprende il campionato. Ne abbiamo parlato. Ci sono delle regole particolari per quanto riguarda gli spettacoli all'aperto, i teatri, 1000 posti massimo all'aperto, sempre con il distanziamento, 200 al chiuso. Discorso diverso per, andiamo al cartello successivo, per quanto riguarda le discoteche. Le discoteche ancora non sappiamo quando verranno riaperte. A Palermo stanno ipotizzando di fare un piccolo strappo alle regole, cioè le discoteche seduti. Non è chiaro bene come seduti, questo possa essere particolarmente divertente, ma questa è l'ipotesi. Diciamo un bar lounge, chiamiamolo così. Grazie Luca Gentile, adesso andiamo in pubblicità, però poi devo interrogare ben bene Michele Emiliano, perché avrei intenzione di venire in Puglia. Mi deve spiegare bene che devo fare per venire in Puglia. Pubblicità e torniamo subito con voi. Mambo Italiano, Mambo Italiano. Ecco, qui siamo in un albergo, vedete il primo step, aspetta qui il tuo turno. Per favore indossare la mascherina. Temperatura 36,4. Siamo a Otranto. Da oggi la Puglia, meta turistica ambita, riapre a tutti, senza più obbligo di quarantena per chi arriva da altre regioni, ma di autosegnalazione sul sito della regione. Lei ha timore dell'arrivo dei turisti dal nord? No, con il giusto distanziamento si potrebbe convivere insieme. Io sì, non sono d'accordo, insomma, per gli spostamenti fuori regione. Buongiorno, queste sono le istruzioni per la sicurezza in città. Oltre a rendere obbligatorio l'uso della mascherina in centro, qui il sindaco ha rivoluzionato la segnaletica pedonale. Per evitare il diffondersi del contagio, ha fatto in modo che i turisti non si incrocino per strada. Abbiamo pensato a realizzare dei sensi unici pedonali all'interno del nostro centro storico, che deve essere vissuto quest'anno come se fosse un museo. E quindi le persone lo attraverseranno soltanto in una direzione e ritorneranno attraverso delle altre stradine. Luigi, lei vive di turismo? Sì, per noi è vitale. Vedi, abbiamo messo le paratie, ti sanifichiamo ogni volta che scende il cliente, abbiamo le mascherine, quindi avere paura non serve a niente. Questo che cos'è? Questo è un nebulizzatore che consente di disinfettare in maniera istantanea tutte le superfici. Abbiamo predisposto dei LED UV che allo spegnimento dell'ascensore si accendono e nell'arco di un'ora disinfettano completamente gli ascensori. Per evitare assembramenti, il comune ha dato in gestione anche le spiagge libere, che saranno come sempre gratuite ma organizzate. In parte sicuramente graveranno sul nostro bilancio, ma in parte siamo riusciti anche a farcele finanziare attraverso poi dei progetti che fortunatamente sono arrivati prima del periodo Covid. Verranno messi chiaramente a distanza debita, si viene con il proprio ombrellone, per cui lei potrà usufruire del paletto dalla mattina alle 7 fino a quando chiaramente c'è il sole. Mi aspetto un civismo abbastanza marcato, insomma, da parte dei lombardi, in questo caso i piemontesi. Qui li accoglieremo a braccia aperte. Allora, viene voglia di andarci in Puglia, devo dire la verità, vedere quel mare. Mi dica una cosa, Emiliano, quindi braccia aperte, se ho capito bene, bisogna andare sul sito della regione e bisogna sì, autocertificarsi, denunciare... No, è molto più semplice. È la stessa cosa che stiamo, o meglio, che il governo prova a fare con l'app Immuni, che però è facoltativa. Noi stiamo chiedendo a tutti quelli che vengono in Puglia non per motivi di lavoro, non per motivi di salute o per grave urgenza, quelli non c'è nessun obbligo, di utilizzare il modulo che è sul sito della regione per dirci dove stanno, dove vanno, e poi gli abbiamo chiesto, questa è una cosa un po' innovativa, di mantenere, senza dirlo a nessuno, quindi senza nessuna violazione della privacy, salvo che non ce ne sia bisogno, gli appunti sulle persone che incontrano. Praticamente le indagini epidemiologiche che abbiamo fatto fino ad oggi per mettere in quarantena i contatti stretti dei positivi
si fondavano sulla memoria delle persone. Allora noi invece adesso siamo preparati e stiamo chiedendo alle persone, quando hanno un incontro prolungato, di prendere appunti sulle persone con le quali stanno, in modo tale che se c'è bisogno ci possono dare delle informazioni più precise. Sono delle indagini uguali a quelle di polizia, intendiamoci, tant'è che in Puglia abbiamo anche fatto una convenzione con la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, per aiutare i dipartimenti di prevenzione a sentire le persone in caso di positività. Ovviamente in Salento di positività non ce n'è proprio per niente, quindi voglio dire, tutte le cautele che stiamo prendendo sono cautele virtuali, è un'esercitazione. Prospettiche, come diceva Zangrillo, le evidenze che abbiamo ci dicono che è davvero un momento, per fortuna, molto positivo, specie in alcune zone del paese. Ma abbiamo avuto in Puglia un solo caso ieri, uno solo, cioè qui onestamente quello che diceva il professor Zangrillo si è realizzato, quindi è una situazione sicura. Noi ci stiamo preparando con cautela all'ipotesi che possa riesplodere. Ma allora, Romeo, questo non lo sappiamo. Che dice? Insomma, l'Italia sta davvero riaprendo? Lo diciamo perché abbiamo bisogno di dare una boccata d'ossigeno all'economia, o lei ha la sensazione che davvero è superata la fase difficile? Ma noi comprendiamo la prudenza, chiaramente, e anche un po' di timore che hanno molti governatori. Cioè, è chiaro che tutte le cose vanno fatte con gradualità, è giusto riaprire i confini, quindi consentire che ci si possa spostare. L'importante è seguire quelle che sono alcune regole. Cioè, a me sembra che compilare un questionario piuttosto che la misurazione della temperatura, il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, il test rapido nel momento in cui è 37,5 di febbre o più di 37,5 di febbre, il discorso comunque anche dell'app Immuni per segnalare i vari spostamenti, se si è venuto a contatto con una persona positiva, sono tutti accorgimenti di buon senso che possono consentire lo spostamento tra regioni, anche perché andando verso la stagione estiva, noi lo diciamo, ed essendo il turismo e la ristorazione i due settori che sono stati più colpiti, fra poco, se non ci fosse questa possibilità di spostarsi tra le regioni, sarebbero gli stessi operatori turistici delle varie regioni dopo a ribellarsi eventualmente ai rispettivi governatori. Quindi se tutto viene fatto con buon senso, siamo nelle condizioni di poter affrontare la stagione estiva ed aiutare anche un po' la nostra economia. Cioè, senza, certo, non possiamo pensare, questo lo dico anch'io, di andare domani allo stadio, non possiamo pensare di andare in discoteca. Cioè, questo chiaramente, insomma, allora, la prudenza, un po' di buon senso vogliono che si utilizzino delle regole generali che consentano. Vedere cosa sta capitando a medicina, Milluzzi, nonna Rina? Ecco. Sì, Mirta, allora. Sì, siamo qua, insomma, entrati dentro casa di Rina perché Alice, la nipote, è veramente dietro l'angolo, sta per arrivare. Finalmente dopo 4 mesi vi rivedrete, avrete finalmente questo abbraccio. Sta arrivando a secondi Alice, dovrebbe essere proprio dietro la porta. Sono un po' in ansia, in attesa, non vedo l'ora che arrivi. Ma se non c'è Alice torno dopo, però, avevo capito che c'era Alice. Non c'è ancora Alice? Andiamo. Dovrebbe essere qua Mirta, vediamo se è arrivata. Così la vediamo. Ah, che è suspense, colpo di scena. Eccola, ecco il clacson che dice. È arrivata? È arrivata. È arrivata adesso, guarda che carina. Adesso vedete Mirta, la macchina che arriva. La mascherina. Eccola qua. E si avvisa con il clacson sempre quando arriva. Non ci saranno abbracci perché devo stare... Va bene, un film. Alice e Rina. Ci vediamo. Ciao nonna, tu mi sei cresciuta. Sono cresciuta in altezza. Ciao. Bravo, l'abbraccio di gomito, guarda che bravi. Grazie. Ciao nonna, ti abbraccio tanto. La voglia di abbracciare, fare un abbraccio grande. Dai, abbracciamoci col gomito. Scusi Zangrillo, lei si rende conto di cosa stiamo vedendo? Però una nonna e una nipote che avrebbero una voglia matta di abbracciarsi e non lo fanno. E poi io ho visto gli assembramenti di ieri pomeriggio in giro per Roma con i miei occhi, non ci posso credere, no? C'è qualcosa di strano. Sì, io purtroppo sto solo cercando di ascoltare, non vedo nulla, però capisco la situazione. Effettivamente quello che sta accadendo è paradossale,
Ma ho sentito delle grandi parole di buonsenso durante il vostro programma e mi complimento. Fondamentalmente quello che noi abbiamo detto è un ingrediente fondamentale per andare sempre nella direzione di un progressivo, composto, responsabile alleggerimento di queste misure che a breve potrebbero appunto non essere più necessarie e quindi potrebbero consentire alla nipotina di abbracciare la nonna. E quindi io credo che, come ho sempre detto, c'è una voglia la matta, responsabilità la e le azioni di tutti la responsabilità e le azioni di tutti ci porteranno finalmente a un epilogo ottimistico e roseo di questa dolorosa vicenda che è durata e sta durando anche troppo. Gli abbracci ci mancano da morire, inutile negarlo. Pubblicità e torniamo subito con voi. Mambo. Allora, 12.01, leggero ritardo, mattinata molto densa, importante. Carlo Calenda già in studio con me, lo ringrazio. Buongiorno. Caterina Bizzarri collegata per le ultime notizie e molto altro ancora per voi. Caterina, eccomi. Buongiorno Mirta, naturalmente anche noi vedremo come sta andando lo spostamento degli italiani tra le regioni, ma in primo piano ci sono i dati dell'Istat sull'occupazione e non sono numeri positivi. Ad aprile, nel pieno del lockdown, si contano 274.000 occupati in meno rispetto a marzo. C'è stato anche un forte aumento del numero degli inattivi, cioè di coloro che non hanno un impiego e neanche lo cercano. Poi continuiamo a seguire la situazione drammatica, sempre più drammatica negli Stati Uniti, scaturita dall'uccisione del cittadino afroamericano di 46 anni, George Floyd, a Minneapolis. Ancora una volta è stato violato il coprifuoco nelle città imposto dal presidente Trump. Il Pentagono ha spostato l'esercito a Washington, nell'area di Washington DC, mentre la madre della figlia di Floyd chiede giustizia. E poi, sempre per la cronaca, in Italia parleremo dell'arresto per riciclaggio dell'ex senatore Sergio De Gregorio, alla ribalta della cronaca per il cambio di casacca dal centro-sinistra al centro-destra che fece cadere il governo Prodi nel gennaio del 2008. Nell'ordinanza d'arresto il GIP di Roma scrive: De Gregorio ha una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale. Queste sono alcune notizie, ci vediamo alle 13.30 per il telegiornale. Allora, grazie Caterina, più tardi. Vi dicevo, è arrivato il leader di Azione, Carlo Calenda. Buongiorno. Ex ministro dello sviluppo economico, tra l'altro ha un libro in uscita con un titolo molto interessante, I mostri. Adesso ci arriviamo, voglio vedere Ludovica Cirillo dov'è, perché alle porte di Bologna, a Pontecchio Marconi, davanti a un'azienda che oggi fa un gesto purtroppo che abbiamo già visto in passato. Ludovica, dimmi al volo, Ludovica, poi ci torniamo da te. Sì Mirta, esatto, siamo praticamente alle solite, il 26 maggio a questi lavoratori, che sono solo una parte di tutti i lavoratori dell'azienda Fiac, azienda sulla carta leader nel settore dei compressori, è stato comunicato che a marzo dell'anno prossimo, a marzo 2021, l'azienda chiuderà e loro quindi non avranno più un posto dove andare a lavorare. Sono persone tra i 40 e i 50 anni che lavorano qui da 20-30 anni. L'unica offerta dell'azienda è stata per loro uno psicologo gratuito per accompagnarli in questa fase di transizione. Dopo che ti faccio dire? Parlare con loro, chiaramente. Purtroppo Carlo Calenda conosce bene queste vicende. Loro non erano in crisi, non erano un'azienda in crisi. Loro sono in Toscana, credo, se ben... In Emilia. In Emilia? No, in Toscana? In Emilia, pardon. Io credo che quello che bisogna fare in questi casi è... Avevamo costituito un fondo che... faceva questo. Facciamo una cosa, mi scusi, sì, abbiamo certo. Una brevissima pausa, dopo voglio che me lo spiega bene certo. Invece. Brevissima pausa e Calenda ci spiega cosa si può fare. Insomma, ci ha messo le mani sulle crisi industriali per un bel po' di tempo. Torniamo subito. Mambo. Allora, Carlo Calenda, buongiorno. Torniamo adesso poi anche al tema che ci pongono quei lavoratori, però bisogna fare una domanda su ieri, perché ieri sì. È stata una giornata particolare, con un Mattarella che chiede unità, chiede concordia, chiede di non sprecare i sacrifici degli italiani, e dall'altra parte la piazza del centrodestra al mattino, la piazza dei gilet arancioni al pomeriggio. Che paese ha visto? Ma intanto un paese ipocrita, perché quando Mattarella dice queste cose...
c'è una gara di tutte le parti politiche a dire bravo Mattarella, presidente, dopo 7 minuti ricomincia fascisti, comunisti, eccetera, eccetera. Questo è un paese che se non risolve questo scontro ideologico continuo, fondato sul niente, io faccio sempre gli esempi, i decreti sicurezza sono rimasti là, quando li ha fatti Salvini erano eversivi, adesso siccome c'è Zingaretti non lo sono più. Salvini diceva io distruggo l'Europa, quando è andato al governo si è fatto mettere i piedi in testa dalla Commissione, ha fatto un deficit più basso del nostro. Quindi tutto questo scontro ideologico è un grande gioco delle ombre. L'ipocrisia ma anche l'irresponsabilità, perché non si può fare una manifestazione quando abbiamo appena riaperto in una condizione di pericolo, quando ci sono i medici che si sono battuti, gli infermieri che si sono battuti e tu, invece di usare, io sono all'opposizione, tutti i mezzi possibili che hai, accesso ai media, eccetera, fai una cosa che mette di nuovo a rischio il paese. Però Salvini dice una cosa, no? Ce l'abbiamo il Salvini che dice... Sentiamo un attimo, perché c'è un tema che loro pongono, stamattina anche Romeo ce l'ha ridetto. Salvini? E noi siamo qua per risolvere problemi. Sulla cassa integrazione speriamo che ci ascoltino, eliminando le lungaggini. Sui contributi alle imprese in banca speriamo che ci ascoltino e adottino il modello svizzero. Quindi siamo qua non per protestare, ma per proporre soluzioni. E quindi speriamo che in Parlamento PD e 5 Stelle ascoltino nei fatti l'appello del Presidente della Repubblica, perché a parole dicono che ci ascoltano da mesi, nei fatti non hanno preso una delle nostre proposte. Cioè la cosa che noi manifestiamo, perché in realtà la maggioranza non ci fila per niente. Questo è indiscutibilmente vero. Io ricordo che sui principali provvedimenti la situazione è questa. Cassa integrazione in deroga, 2.300.000 beneficiari, l'hanno ricevuta dopo ormai 3 mesi 900.000 persone, quindi è un disastro, stiamo parlando di gente che doveva averla a marzo. Le garanzie, lei pensi, annunciate 400 miliardi di finanziamenti garantiti, ne sono stati garantiti 13. La SACE ne doveva fare 200, ne sono stati miliardi, sono stati garantiti 200 milioni, tranne la Fiat che ovviamente è un canale preferenziale, ma non è ancora garantito. E così sulla scuola e così sul fatto che ci sono 6 miliardi e 7 di fondi europei non spesi. Su tutto questo abbiamo fatto proposte alternative, però non è vero che la Lega le ha fatte, perché io le ho visti i documenti della Lega. Sono documenti che dicono non paghiamo le tasse per un anno e mezzo. E come li paghi i medici? L'anno bianco. Come lo paghi i medici, le forze dell'ordine, come li paghi? Allora quella non è un'opposizione seria, perché non ti dice mai... Invece di fare questo, per esempio, io ho detto, invece di fare la cassa in deroga, che gliel'ho detto il primo giorno a Gualtieri, era complicata, fai i permessi retribuiti che distribuisce le aziende, costa uguale. Ecco, questa è un'altra cosa. Questa è una opposizione che soffia sul fuoco e che ieri ha fatto un gesto irresponsabile. Allora, scusi un attimo, perché adesso arriviamo su questo tema anche delle tasse e di quant'altro, voglio arrivare anche da Guido Crosetto, che vedo già pronto, perché c'è, insomma, culturalmente lui è abbastanza vicino a quelle posizioni, però le devo parlare dei gilet arancioni. Mettetemi una fotografia. Lei ha fatto un tweet. Oc bene, insulti al Presidente della Repubblica e violazione delle norme sanitarie. Facciamo una roba semplice, arresto e processo per direttissima. Abbiamo sufficienti imbecilli in giro senza bisogno di iniziare una nuova epopea mediatica. Sì, vanno arrestati. C'è un reato, hanno insultato il Presidente della Repubblica, l'hanno fatto in modo molto chiaro, non hanno rispettato, dicendo che non stanno rispettando nessuna norma sanitaria. Io non vedo perché devo essere a rischio io, a rischio la mia famiglia, a rischio la chiusura della scuola per un cretino, perché questo è un cretino, chiunque lo sente parlare, non si capisce come è diventato generale Carabinieri, che è il grande tema che ci dovremmo porre. In un paese normale arrivano, si arresta, si fa un processo per direttissima e poi il processo avrà l'esito che avrà. Noi non possiamo andare avanti con un paese che nei prossimi mesi avrà situazioni di difficoltà enormi, una maggioranza che non riesce a far accadere una cosa e un'opposizione che invece di cercare di farla accadere e questi squinternati che cercano di aizzare la piazza in mezzo a una pandemia. Cioè, non può succedere. Non le piace niente di quello che vede nel panorama politico? Visto oggi Berlusconi fa questa lettera al Corriere, no, molto io penso, responsabile. Sì, però è vero, io l'ho detto in passato. Però è anche vero che Berlusconi a ieri ha mandato il povero Tajani, che sembrava l'avessero sequestrato, perché si capiva che non c'entrava niente. Tajani è ex presidente del Parlamento europeo, è contro Salvini e Meloni in Europa, sostiene la von der Leyen. Quando va in Europa parla come se fosse Altiero Spinelli e poi va alla manifestazione antieuropea. Cioè è veramente un gioco delle ombre. E se noi questa cosa non la stracciamo e non diciamo, guardate,
Così non sta funzionando la cosa, ma l'opposizione non può essere la piazza in un momento così delicato, deve essere la proposta. Io penso che il paese va a ramengo e poi chiameranno Draghi per mettere a posto le cose e poi lo boicotteranno dopo un mese, perché succede sempre così in Italia. Allora, noi ci arriviamo anche alla prospettiva Draghi, però voglio allargare la discussione. Sento subito Guido Crosetto, che oggi è un imprenditore, ma è il cofondatore dei Fratelli d'Italia, quindi ha una militanza importante in quel mondo. Ieri è andato a manifestare, Crosetto, lei ormai non fa più manifestazioni. Non l'ho mai fatto. Ah, non l'ha mai fatto. Sono un tipo più per combattere, che combatte nelle istituzioni che per strada. Ecco, ha ragione Calenda, da una parte una maggioranza che non riesce a fare le cose e dall'altra un'opposizione che soffia sul fuoco, non ci resta che piangere? No, c'è una maggioranza che secondo me ha difficoltà a fare qualunque atto che incida poi realmente sull'economia reale, per cui... stanno utilizzando molti strumenti, ma questi strumenti, lo diceva benissimo Carlo prima, non arrivano poi a nulla di concreto. 400 miliardi, anche se a prestito, sarebbero stati importanti per l'economia, ne sono arrivati 13, e questo dà la cifra di quanto sia mancato, perché se il governo ne riteneva necessari 400 e ne sono arrivati, diciamo, anche 20, cioè il 5%, e ne manca il 95%, quel 95% che il governo riteneva importante manca nei circuiti economici e finanziari del paese vivo, quello che dovrebbe sopravvivere. Se a questo aggiungiamo l'ultimo decreto che fa alcune misure che possono essere anche importanti, ma che si concentra sulla cassa integrazione, in qualche modo incentiva le aziende a utilizzare la cassa integrazione più che a ripartire, ma che drammaticamente non rivela nessun progetto, perché io ripeto, noi abbiamo bisogno di un governo che indichi una strada per uscire dal problema in cui è l'economia adesso, cioè una linea. Io mi permetto di suggerirne una, l'ho fatto in questi giorni mille volte: andate a prendere l'elenco delle aziende che hanno esportato nel 2019, avrete l'elenco di quelli che hanno tecnologia, know-how, design per conquistare pezzi di ricchezza all'estero e portarla in qualche modo nel nostro paese. No, iniziate da quelli che hanno la capacità di portare in Italia, allora, con il turismo, con la cultura, poi torniamo alle ricette. Aspetti un attimo, voglio sentire anche Gennaro Migliore. Buongiorno, ben trovato Gennaro Migliore, Italia Viva, come sapete. Che dice Migliore? Perché io ho capito, insomma, anche dalle parole di Mattarella, ci vuole unità, ci vuole concordia, bisogna tutti remare dalla stessa parte. Ma dato che in questo paese nessuno fa niente per niente, come lei sa meglio di me, forse bisognerebbe pensare a qualcosa, a un nuovo assetto, a un governo di unità nazionale. Ce l'avete in testa questa opzione? Ma io, prima di arrivare a delle formule che però hanno un po' un sapore politicista, vorrei fare delle valutazioni su quello che è successo, perché a me sembra che anche dire che non c'è differenza e che ciascuno attribuisce le colpe agli altri, in realtà indichi una soluzione molto semplice: sto fuori da tutto e quindi posso criticare qualsiasi cosa. In questo momento io sono con Calenda a dire: questo sono è Calenda? State fatte troppo. Non ho capito. Questo è Calenda, sto fuori da tutto e posso criticare qualunque cosa? Sì, no. Anche Calenda. L'identikit di Calenda, volevo capire la questione, se era quello. Ma perché sto fuori dal governo? Scusa, perché da tutto? Sono all'opposizione. No, che sta fuori anche dall'opposizione, ma non voglio polemizzare. No, non sto fuori dall'opposizione, sto all'opposizione. Perché fuori dall'opposizione? Da fuori dall'opposizione che sta in piazza, quindi sostanzialmente... Ma mica quella è l'unica opposizione. Vabbè, Calenda, cioè io stavo dicendo che sono d'accordo sul fatto che siano state fatte alcune diciamo applicazioni sbagliate, ma anche quello che diceva Salvini, che per quanto mi riguarda è assolutamente già stato fatto, cioè quando lui dice speriamo che ci diano ascolto rispetto alla velocizzazione dei prestiti, dopo il decreto liquidità noi abbiamo approvato una norma che consente di andare a chiedere questo prestito con l'autocertificazione, abbiamo appena evitato che si pagasse l'IRAP per quello che era il saldo del 2019 e quello che era la prima parte fino a luglio del 2020, abbiamo tolto la TOSAP per quegli esercizi commerciali
che soffriranno di più. Dopodiché, no, per carità, io sono il primo ragione migliore, criticare... bravo, perché dopodiché insomma ci siamo arrivati dopo grande fatica e sinceramente sulla cassa integrazione è palese che non sta funzionando, se no non avrei decine di migliaia di lettere di gente che non hanno visto un euro. Ma siccome io faccio parte di un partito che queste cose le ha segnalate anche nel decreto Cura Italia, cioè nel primo dove c'erano questi problemi, e quando siamo andati a verificare che il doppio passaggio per la cassa integrazione tra regioni e comuni e regioni e INPS rallentava fortemente quello che era diciamo così, l'erogazione della cassa, io penso che si debba intervenire. E allora, si è intervenuti. Si fermi un attimo, Migliore, perché devo arrivare da Alan Friedman. Oggi devo trovarmi Alan Friedman, è un grande amico, lo sapete, giornalista, scrittore, soprattutto è americano. E prima di arrivare all'Italia bisogna che diciamo una parola sull'America. Io stamattina, caro Alan, tu ancora non è arrivato, ho cominciato questa puntata inginocchiata. Ho visto i 9 minuti che il New York Times ha fatto di ricostruzione di quello che è accaduto e ho avuto dei brividi terribili, perché è veramente una cosa pazzesca quello che è accaduto. Detto questo, parliamo di questi due presidenti, perché stamattina La Stampa, giornale dove tu scrivi, parte con quelle due fotografie, da una parte Mattarella a Codogno, dall'altro Trump a New York. Due presidenti, due modi opposti di affrontare un momento così difficile. Alan. Non c'è dubbio che il Presidente della Repubblica in Italia è un Presidente che cerca la coesione sociale, che cerca l'unità della nazione, che parla di solidarietà, che parla con una coscienza umana, e il Presidente degli Stati Uniti instiga il razzismo, instiga e fomenta la violenza e fa un calcolo molto cinico che se si può scattare una specie di guerra civile in America o guerra fra i razzi o uso dell'esercito contro i cittadini che protestano in modo pacifico e mette la Bibbia, un non credente 3 volte divorziato che mette la Bibbia lì, è stato duramente criticato dal Vescovo di Washington, dalla Chiesa Cattolica in America, che ha detto che quello che Trump fa è antitetica agli insegnamenti di Gesù, ma un presidente come Trump evidentemente Ma mi dici una cosa? È possibile che tutto questo, parlavamo con Calenda prima di entrare in trasmissione, è possibile che tutto questo gli possa convenire? Perché una grande differenza tra quei due presidenti lì è che uno deve essere rieletto e l'altro invece no, diciamo. Allora, faccio un'analisi molto breve ma molto chiaro. Trump a questo punto avrà capito che non può vincere la maggioranza del voto popolare, l'ha perso a Hillary Clinton l'ultima volta, ma siccome abbiamo un collegio elettorale, Trump fa un calcolo politico così. Se io getto, io faccio la retorica incendiaria, anche razzista, ai suprematisti bianchi, e vinco solo in 3 o 4 stati il collegio elettorale, perché in America tu puoi vincere con 5 o 10 milioni di maggioranza in California, ma hanno sempre 45 voti nel collegio elettorale. Quello che conta è se lui fa un calcolo che in alcuni posti dove Kentucky, Pennsylvania, Michigan, Florida può vincere il collegio elettorale, può farcela nonostante il voto popolare. È un calcolo molto pericoloso, non è detto che funzionerà, ma vedremo a novembre. L'altra cosa da aggiungere è c'è un terzo presidente. Però Alan, tu ricorderai il caso di Nixon. Quando ci furono le proteste per il Vietnam e Nixon era contestatissimo e l'America era una polveriera e si capiva che Nixon era anche una persona opaca, eccetera, i disordini aiutarono a far uscire fuori quella che, a cui si è appellata Trump, cioè la maggioranza silenziosa che poi rielesse Nixon con grande maggioranza. Ma Trump cerca di imitare Nixon. Questo dico. Giustamente, ha ragione Calenda, che Trump sta cercando di usare questo concetto di law and order, di legge e ordine,
per fare appello a quella maggioranza. Allora, scusami, ti interrompo perché ci torniamo per un attimo su Trump, anche perché avremo una storia che arriva dall'America molto interessante sull'altro aspetto, poi, che sono i famosi helicopter money di cui parlavamo anche con Friedman qualche settimana fa. Però devo tornare da quelle donne, da quegli uomini, da quell'azienda, da quella storia che per me, ahimè, è un déjà vu e temo anche per Carlo Calenda. Sentiamo prima il lavoratore e poi Calenda ci spiega. Ludovica, eccomi qua, con chi mi fai parlare? Mirta, come dicevate voi, il studio non è un'azienda che era in crisi, infatti per loro è stata una notizia scioccante, loro sono in presidio H24, volevo farti vedere come si erano organizzati e poi ti faccio parlare con Barbara, che mi raccontava, lei è qui da 21 anni in questa azienda, mi raccontava che quando l'azienda, l'Atlas, ha proposto di spostare parte dei lavoratori a Torino, voi siete rimasti abbastanza perplessi. Non da questa... è stata una vera e propria proposta, è stata solo ventilata la cosa, perché ha visto un attimo una reazione un po' forte ed è stata ventilata. Scusa Barbara, cioè, sono solo ed esclusivamente parole. Mi racconti bene com'è andata, perché a me le cose che mi ha detto Ludovica mi hanno molto impressionato. Cioè, voi venite convocati pensando che si parli addirittura di mascherine, misure di sicurezza, e invece vi si dice è finita. Sì. È così? Ma dove spostano? Esatto, noi abbiamo chiesto un incontro che ce l'hanno dato per il 26 mattina alle 10:30 per capire un post quarantena come poteva aver influito e come erano le situazioni di sicurezza. E loro ci hanno letto una sorta di testamento a tutti gli effetti, perché è stato un testamento anche accompagnato dal tono inquietante con cui l'hanno letta, dove ci annunciavano questa morte a tutti gli effetti dello stabilimento e dove comunque sia... niente, sono quanti stato... siete che perdete voi? In quanti perdete il lavoro, Barbara? 140 anime, però ti vorrei sottolineare che oltre 140 anime noi abbiamo praticamente, ti leggo due appunti, 70 fornitori, di cui il 25% sono sull'Appennino e per alcuni noi siamo il 100% del lavoro. Quindi che scusami, per tutta la zona, dici tu. Questa Calenda chiedeva dove spostano l'azienda, la fabbrica. Allora, la fabbrica di Passai non spostano, spostano le attività produttive a Torino in un'altra azienda sempre di proprietà della multinazionale Atlas Copco e lì praticamente andrebbe tutta la produzione. È un'azienda grande come la nostra, non è che abbia delle prospettive di ambiente di stabilimento. È un'azienda che guadagna, i prodotti funzionano, i compressori... Cioè non è un'azienda che ha dei problemi di mercato, ha una crisi, no. Chi dici? L'azienda dove ci... No, la Fiat, la Fiat dico, la Fiat. Non ci sono problemi di fatturato. La vostra. Noi siamo con un fatturato in aumento, dignitosamente in aumento anche con la crisi del 2008. Abbiamo uno stabilimento in Cina. Allora, fermiamoci un momento. Noi siamo un'azienda sanissima. Allora, questa è la cosa che mi sconvolge, no? È che Covid, non Covid, lockdown o lockdown, succedono esattamente le cose che succedevano prima. Io ricordo ancora Embraco, ricordo ancora la sua frase, questa gentaglia non ci parlo più. Cioè, aziende che a tavolino vengono chiuse perché conviene farlo, punto. È così, funziona così. In alcuni casi, in questo caso non è una delocalizzazione, ma probabilmente una riorganizzazione aziendale. In altri casi la maggioranza sono delocalizzazioni verso paesi che hanno costi di lavoro più bassi. Quello che bisogna fare e quello che in questo caso cercherei di fare è capire quali sono i vantaggi dell'azienda a trasferire la produzione a Torino e cercare di capire se ci sono delle misure compensative che il governo può dare per far rimanere la produzione dov'è, diciamo assorbendo i vantaggi che avrebbero spostandola. Io credo e immagino che il ministro Patuanelli convocherà l'azienda cercherà di capire questo. È un caso meno radicale di Embraco, no? Perché Embraco era un caso in cui me ne vado all'estero, chiudo tutto. Sì, tra l'altro avendo chiesto ai miei operai di formare quelli all'estero. Tra l'altro sui compressori, stesso settore. Dopodiché è una donna che dopo 20 anni di catena di montaggio le dicono all'improvviso guarda che non servi più, in una fase come questa del nostro paese lei si rende conto, insomma, a me mi spezza il cuore, ma ne ho visti tanti lavoratori trattati come pezzi da piedi, però c'è qualcosa che non funziona proprio nel meccanismo del lavoro. Ma c'è qualcosa che non funziona perché il capitale è mobile, il lavoro è fisso. E quindi quello che succede, e che è successo negli ultimi 30 anni, che è la cosa che non ha funzionato, no?
è che tu hai avuto 1,1 miliardi tra servizi e manifattura di posti di lavoro che si sono spostati senza alcuna conseguenza e con una diminuzione delle tasse delle imprese che quindi non hanno neanche pagato il welfare, perché uno poteva dire, sai che c'è, li mandi tutti in pensione non prima. Non pagano pegno. Che non pagano pegno. Questa è la crisi dell'Occidente. È questa, capito? Dopodiché, nel loro caso, quello che loro devono fare è chiedere al governo di incontrare la proprietà e dire quali vantaggi avete dall'accorpamento su Torino, questi vantaggi che avete ve li possiamo dare in qualche modo attraverso una serie di incentivi per tenere la produzione là a vantaggio invariato. Questo è quello che farei concretamente nel caso, ma lo farà il governo. Ora sentiamo anche se c'è una prospettiva di incontro con il governo da Ludovica, però devo presentarvi un altro imprenditore. Allora, è Massimo Pulcinelli, è presidente di Brico, farlo conoscere tutti, è il bricolage, sono negozi, tanti, quanti sono i suoi negozi? Tantissimi, no Pulcinelli? Buongiorno, sono 130, sì. 130 negozi con moltissimi dipendenti, tra l'altro Pulcinelli è anche il patron dell'Ascoli Calcio, ecco, infatti dietro di lui si vede l'Ascoli Calcio. Senta, partiamo sì. Un attimo dal calcio, ne ho parlato anche prima col professor Zangrillo, cosa pensa lei della ripresa del campionato? Lei, l'Ascoli è in Serie B, giusto? Sì, l'Ascoli è in Serie B, sono favorevolmente positivo verso la ripresa. Credo che ci siano un po' tutti i presupposti per riprendere. Sarebbe stato più bello avere il tifo, però è giusto anche in questo momento non averlo. Senta, mi racconta di Bricofer, appunto, il bricolage, il fai da te, i lavori di casa, dovrebbe sì. essere una cosa che non è mai in crisi. Cosa è successo in questo periodo? A, dal punto di vista suo, cioè hai fatturato perso, e B, anche i suoi dipendenti. Quanti dipendenti c'ha, non mi ricordo il numero esatto? 1600 diretti. Tanti, sono proprio tanti, ecco. Hanno avuto sì. la cassa integrazione, quando l'hanno avuta, così torniamo al discorso iniziale. Hanno avuto una parte di cassa integrazione, ancora ce l'hanno. Non so se l'hanno ricevuta ancora con esattezza, perché sentivo comunque dei lamenti in tal senso. Marzo e aprile abbiamo perso il 90% degli incassi, dei fatturati. E invece a maggio stiamo pian piano riprendendo con un trend discreto. Di cosa avrebbe bisogno adesso, Pulcinelli? Avrei bisogno di uno Stato che mi aiuta a sostenere l'impresa, che non mi fa indebitare, invece come sono costretto a fare, perché sostenere ovviamente un'azienda così grande diventa un po'. Cioè, quello che non va bene, dice lei, che lei è costretto ad indebitarsi, è portato ad indebitarsi e questo lo pagherà nel tempo. Un'azienda sana si trasforma in un'azienda indebitata, e questa è la sua paura? Esattamente. Sì, secondo me. Ci metta anche che siamo un'azienda che ha fatto sviluppo negli ultimi 2 anni, perciò già di indebitamento l'abbiamo fatto già di nostro per acquisire. Per dar lavoro ad altre persone abbiamo acquisito un'azienda che era in tribunale, la Self di Torino. Quindi lei dice: io mi sono indebitato per crescere, non voglio indebitarmi per vivere, è una cosa ben diversa. Sento subito Calenna, poi arrivo anche da Migliore, da Friedman sì, e da questo Crosetto. Questo è uno dei bachi più profondi del decreto rilancio, perché le aziende grandi sono tagliate fuori dal fondo perduto. Quello che io avevo proposto al governo è di levare tutti questi fondi perduti messi a cavolo e di ridare agli imprenditori non i 4 miliardi che poi sono pure meno dell'IRAP anticipo e saldo di giugno, ma di ridargli i 20 di novembre. Basta, solo quello. I 20 di IRAP e IRES di novembre, perché questo avrebbe veramente fatto un anno bianco almeno sull'IRAP, no? Che era un provvedimento molto più semplice, molto più rapido. Soprattutto non limitato alle aziende sotto i 5 milioni di fatturato, perché noi abbiamo, se no stiamo dicendo che chi è più grande crepa. La seconda cosa però che consiglierei all'imprenditore, se mi permette, è la seguente. Oggi lei può sostituire una parte dell'indebitamento con indebitamento garantito se gli danno un'esposizione finanziaria di più del 10%, cioè se lei ha debito 100, quello che può fare e prende debito 110, di cui il 110 è tutto garantito dallo Stato, con tassi normalmente più bassi, perché lei oggi quanto ha di tasso medio sul debito? Intorno al 2,5%. E quindi con un tasso di almeno un punto più basso. Quella roba là, a prescindere dalla necessità di fare il fondo perduto, ridandole l'anticipo IRAP e IRES, che è la cosa fondamentale,
però da un miglioramento finanziario gigantesco. C'è un'ultima cosa che noi abbiamo proposto al governo di fare e forse c'è uno spazio per farla. Noi abbiamo detto, visto che tu garantisci tutte queste imprese, rischi che nei prossimi anni molte imprese non riescono a ripagare, in particolare quelle grandi, te ne trovi sul gruppone le garanzie. Come le scudi le garanzie che fai? Sequestri l'impresa? È impossibile. Allora metti una clausola per cui se l'imprenditore non riesce a ripagare il prestito, tu puoi convertire in capitale silenzioso. Invece di perdere tu e perdere l'imprenditore, l'imprenditore può attivare la conversione in capitale e dire ok, io attivo la conversione al patrimonio netto e lo Stato diventa azionista silenzioso, senza rappresentanza. Almeno allora, non perde i soldi. Ha sentito cosa ha detto Pulcinelli e cosa ha detto anche Calenda, insomma, il tema gli imprenditori sani hanno paura di indebitarsi troppo. Beh, però è questo il motivo per il quale il nostro intervento è stato esattamente come è stato detto per chi è sotto i 5 milioni di fatturato anche con un intervento a fondo perduto e per chi invece è superiore a questo fatturato con una capacità anche di intervento e di erogazione di liquidità con prestiti garantiti. Si tratta in questo momento di avere la capacità di far funzionare questo meccanismo. È evidente che da questo punto di vista anche le affermazioni che ha fatto l'ABI recentemente devono essere più stringenti, anche perché in molti casi le banche non stanno seguendo esattamente quelli che sono gli indirizzi. Diciamo che non possiamo affidarci agli atti d'amore. Ma secondo te tu ti sei fatto una domanda del perché non funzionano le garanzie, in particolare quelle SACE a cui l'imprenditore dovrebbe rivolgersi, quelle grandi, perché non funzionano secondo te? Ma non funzionano perché in questo momento ci sono troppe lungaggini burocratiche. No, ma quali sono le lungaggini? Perché questo è il problema, cioè capire quali lungaggini, perché sennò parliamo sempre per robe generali generiche. Ci sono due problemi che frenano. Uno, l'intermediazione di SACE, che era lenta persino sul suo business tipico delle garanzie all'export. Ma la seconda è che i dirigenti di banca che firmano per il credito all'impresa hanno un rischio malleva non è nel DL rilancio perché i 5 Stelle questa non la cosa vogliono l'abbiamo mettere. Affrontata molte volte, allora, migliore, siccome prego. Siamo arrivati, ma questo è il punto fondamentale, noi abbiamo una presenza del Movimento 5 Stelle che ha condizionato fortemente questo tipo di scelte, compreso quello di andare verso SACE, che sinceramente non era una scelta obbligata. Per quanto mi riguarda, l'idea che in questo momento si deve affrontare il problema, come si diceva un tempo, aggiustare il motore mentre la macchina va, è assolutamente il compito di un governo che si deve mettere a risolvere i problemi degli italiani. Ora, da questo versante, io credo che la garanzia per chi firma ci deve essere, perché altrimenti non esiste la possibilità da parte di chi bloccano si espone tutto. Di avere un tema, diciamo così, di protezione e a favore di quelli che sono gli imprenditori. Facciamo un emendamento insieme. Volevo dirvi questo, anche con Fratelli d'Italia, che dall'esterno mi sembra tanto d'accordo voi due. Non so perché litigate sempre, perché siete parecchio d'accordo, secondo me. La differenza è che non è una questione di litigare. La differenza è che se stai nel governo queste cose le devi correggere nel governo, perché se tutto è i 5 Stelle non vogliono, però, abbiamo finito. Però permettimi di dire che io sto nel governo e che ne ho corrette una quantità enorme. Allora mi scusi, migliore, devo arrivare da Crosetto che si è un po' depresso nel frattempo durante il nostro dibattito, ora mi spiega perché, e nel frattempo vedo che sono arrivati dei fiori per Barbara. All'ingresso dal cancello, dal suo compagno, no Barbara? Sono arrivati dei fiori, sì, per me, perché in questo momento è molto forte la cosa, è molto sentita. Io, come i miei colleghi, abbiamo situazioni assurde. Io sono monoreddito con una bambina disabile a carico, ho 49 anni. Ditemi voi dove vado, a far che cosa? Come me ci sono monorediti, ci sono persone che hanno appena acquistato una casa, non possiamo passare inosservati, non si fanno cadaveri in questa maniera. Una multinazionale come Atlas Copco che grida dicendo che loro rispettano i diritti umani o i diritti dei lavoratori, che loro dicono che
comunque proteggono, non è non fare fare il lavoro a un bambino. Qui non ci sono diritti umani? Noi non siamo persone, non vogliamo proprio niente. Con un fatturato in aumento, ripeto, con un fatturato fottutamente in aumento e un bilancio che è da riguardare. Non si può far finta di niente. Noi con 1200 euro ci manteniamo delle famiglie, una casa, una macchina e non dobbiamo dire un cazzo di niente a nessuno di grazie. Ok? Quindi bisogna che intervengano tutti, perché non possono fare bello e cattivo tempo in questa maniera. Non possono. C'è un codice... Scusate la mascherina. C'è un codice deontologico che non rispettano. Grazie, scusa, ma sto fibrillando. Cioè, no, tre emozioni sono veramente forti. Hai perfettamente ragione. Io ho visto ragione. Dei colleghi piangere quel giorno. Allora, hai perfettamente ragione. Voglio che risponda anche Crosetto, perché noi abbiamo detto per tre mesi, abbiamo rimesso la vita al centro, abbiamo detto questo paese ha riscoperto il valore della vita rispetto alla malattia, non possiamo ignorare il lavoro della vita rispetto all'economia. Quella Barbara ha detto delle cose molto importanti, lei vive del suo lavoro, mantiene sua figlia che ha dei problemi ed è una donna che dice voglio la dignità del mio lavoro, non voglio chiedere niente a nessuno, non voglio vivere di elemosina. E io sinceramente, francamente, Crosetto, ne sento tantissimi di lavoratori così, con quella dignità, con quella forza e con quella passione. Mi piange il cuore tutte le volte che vengono gettati via come fossero, come dire, Kleenex che non servono più. Guido Crosetto. Sono tutti come Barbara. Barbara ha un aggravante, perché la Fiat va bene. La Fiat fattura, io la conosco perfettamente come azienda, fattura circa 70 milioni di euro. È stata venduta a una multinazionale che fattura 10 miliardi, una multinazionale svedese, è un'azienda storica, è stata formata dalla famiglia Lucchi e poi l'ha ceduta a questa grande multinazionale. Ed è una famiglia che, come diceva, incrementa il fatturato ogni anno e fa... Quindi qua non ci troviamo di fronte a quei casi difficili da gestire, Carlo ne ha gestiti, molti ne hanno gestiti, di aziende che non hanno fatturato, non riescono a vendere, non hanno fatto investimenti, quindi non hanno prodotto. No, questa è un'azienda che ha tutto, ha prodotti, ha persone che sanno farli e ha deciso per comodità di andarsene da Bologna e trasferire tutto a Torino. Ed è una cosa che uno Stato normale non può accettare. Cioè, nella libertà, all'interno della libertà dell'impresa ci devono essere delle regole. Tra l'altro regole che in Svezia probabilmente la Trascop rispetterebbe, quindi... Visto che ci insegnano, no, no, come ci si comporta, come si rispettino, ci insegnino esatto. Anche nel nostro paese come ci si comporta. Anche perché, ripeto, parliamo di 35 milioni di trasferimento di fronte a un fatturato di 10 miliardi, il nulla. C'è l'incidenza anche di una possibile diminuzione dei costi a fronte di un'azienda che va bene è ridicola nel bilancio di Atlas. Allora, ora ci torniamo. Per queste cose qua dico solo una cosa, serve però un governo. Cioè, noi quando io dico, sento ormai da anni, sbattiamo il pugno in Europa, sbattiamo pugni di qua, di là, noi abbiamo bisogno di un governo, qualunque sia la maggioranza, che impari a farsi rispettare, B impari in una concorrenza che esiste tra paesi, l'ha detto prima Calenda, a mettere le condizioni allora, per cui anche noi diventiamo Crosetto, concorrenti dei paesi che si rubano ogni giorno lavoro, fatturato e ricchezza. Devo andare in pubblicità, vi voglio far vedere una cosa, ne parleremo dopo la pubblicità, perché in tutto questo quel signore lì, Donald Trump, che abbiamo discusso prima con Friedman, ha fatto arrivare questo assegno qui, $1,200, a casa con la sua firma, President Donald J. Trump, a una ragazza italiana che lavora in America e quei soldi non li aveva neanche chiesti. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, alle mie spalle vedete da una parte un assegno firmato da Trump a Claudia Recchi e poi ci sono due ragazze giovanissime, italianissime, che vivono in America e spiegheranno perché. Ciao ragazze, ciao Claudia, ciao Carolina, sono socie in un'attività, ora ci spiegano che cos'è, però Claudia, che cosa è successo? Sei tornata in Italia per fare la quarantena a casa tua, con i tuoi genitori, sì. E che ti hanno detto a un certo punto? Sì, esattamente, quindi sono tornata da qualche mese in Italia, mi ha chiamato il vicino un mese fa, in America, New York, e mi ha detto, senti Claudia, hai ricevuto questo assegno, da $1,200
Allora ho detto, che segno, di cosa si tratta? Non sapevo proprio di questa classe perché non ho fatto nessuna... Ecco, questo è importante, non ho chiesto proprio niente. Tu non hai fatto nessuna domanda, non sei andata su un sito, non hai fatto una richiesta, non hai riempito moduli, nulla? Nulla. Ok, e perché è stata prescelta? Facci capire questo. Sì, praticamente lo Stato americano fa tutto automaticamente, quindi senza chiedere nessuna applicazione, ha guardato la dichiarazione dei redditi di tutti gli americani. E tutti gli americani che avevano sotto, che hanno guadagnato sotto un certo importo, diciamo, hanno ricevuto. Qual è l'importo? Quindi, 70 o 75 mila l'anno, mi sembra. Ok, quindi invece Carolina aveva guadagnato di più, non le hanno mandato l'assegno, ho capito bene? Esatto, io ho fatto la dichiarazione dei redditi l'anno prima, ho ricevuto un bonus dal mio lavoro precedente, quindi non l'ho aggiunto. Ok, allora, adesso poi vi spiego anche bene cosa fanno queste due ragazze. Hanno fatto una startup, una cosa molto bella e interessante. Però, caro Alan Friedman, io prima ho scherzato un po' su questa cosa di Trump, però certo, se da un lato noi raccontiamo quel presidente, dall'altro abbiamo un sistema anche, come dire, burocratico che funziona così. Vedo quanto guadagno, ti mando i soldi a casa. Alan. Allora, Mirta, innanzitutto complimenti a Claudia. Questo helicopter money, questo soldi dell'elicottero a pioggia, fa parte di uno stanziamento di 250 miliardi di dollari di due mesi fa, che faceva parte dei 2.000 miliardi di stanziamenti nel pacchetto di aiuti che il Tesoro americano ha dato a imprese e famiglie in America, con questo criterio: chi guadagna meno di 75 mila dollari, chi dichiara nel dimostrazione di reddito meno, riceve 1.200 dollari. Credo, Claudia, che l'avrai una seconda volta, perché la mia previsione è che il governo americano lo farà di nuovo due settimane prima del voto di 3 di novembre per comprare voti, netto scambio in America. Quindi è probabile che l'avrai una seconda volta questo assegno, senza chiedere nulla. La mia proposta, che ho scritto nella stampa di Torino, è che in Italia si fa una versione una volta di 1.000 euro, chiamiamolo bonus, per chi ha dichiarato nel dimostrazione di redditi 2019 meno di 40.000 euro lordi, che sarebbe aggiustato per i diversi costi dei due paesi, più o meno analogo. E credo che con i fondi perduti che arriveranno, speriamo, nel tempo, che questo potrebbe essere anche un modo in Italia di dare un po' di una scossa ai consumi. Bravo, ma c'è di più, Alan, a mio parere, scusami. Ci sarà questa questione. C'è di più, perché al di là del tema soldi, che sono importantissimi, lo dico a Migliore e a Crosetto, c'è il tema di come ti arrivano, c'è il tema che ti arriva a casa un assegno. Io ho parlato con decine di persone che sono state una nottata davanti al sito dell'INPS per riuscire a cliccare in tempo e farsi mandare i 600 euro. Cioè c'è un tema proprio di fatto di non umiliare il cittadino, a dover chiedere, a dover impazzire. Ti arriva un assegno a casa. Viva Iddio. Un momento vi racconto che fanno queste due ragazze, che Migliore, credo, poi vi sento. Allora, voi vivete a New York perché avete insieme due sorelle, avete fondato una startup. Che fa questa startup? Sì, si tratta, praticamente abbiamo sviluppato un robot che parla con gli studenti universitari via messaggio. Quindi una sorta di Alexa o Siri per studenti universitari che li supporta all'università e aiuta le università ad abbassare il tasso di abbandono degli studi. Cioè, se un ragazzo ha un problema e questo problema potrebbe portarlo a lasciare l'università, interviene il robot che gli dà delle soluzioni, lo aiuta. Che fa il robot? Esatto, quindi magari tu come studente hai una domanda: come faccio a iscrivermi a questo esame, piuttosto che è aperta la biblioteca di domenica, o come faccio a pagare la retta, e il robot ti aiuta a fare queste cose via messaggio, quindi allora, aiutando gli studenti a compiere delle cose che devono fare per si laureare. Migliore, insomma, sono due elementi, no? L'elemento dei soldi che arrivano facile, l'elemento di trovare un sistema su una cosa del genere, che è un problema molto importante anche per noi in Italia. Migliore. No, innanzitutto bene, perché queste sono aziende innovative che danno una prospettiva anche a quelli che sono
i problemi quotidiani delle persone, sempre di più ci dovremo fare i conti. Dopodiché c'è un doppio tema. Il primo è quello dell'anagrafe fiscale, che ovviamente negli Stati Uniti è perfetta e c'è un tasso di evasione Bravo. Fiscale molto basso. E quindi da questo punto di vista tutti sanno, noi abbiamo introdotto l'innovazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Negli Stati Uniti si sa esattamente qual è la configurazione fiscale. Ricordo sempre che ci sono immigrati irregolari dal punto di vista dei documenti che però pagano le tasse, che cioè significa che lì la fedeltà fiscale è un valore assoluto e anche un elemento certo. di tenuta di tutto il sistema. Quindi diciamo, di che parliamo? In Italia noi dobbiamo rivoluzionare la burocrazia, e quanto ai soldi che possono essere erogati, mi faccia fare un esempio, diciamo, in questo senso virtuoso. Il presidente della regione De Luca ha inviato ai professionisti e ai lavoratori autonomi 1000 euro direttamente sui loro conti correnti, così come l'incremento delle pensioni al minimo, cioè si può fare quindi anche si in può Italia. Fare aspetti si fermi, si devo andare in pubblicità e abbiamo un sacco di altre cose, dobbiamo arrivare anche alla Calabria che ha rimesso in pista i vitalizi, ma arriviamo fra un momento, abbiate pazienza un momento. Mondo Eccoci qui, 13.01, finalmente sotto corona in studio con me per portarci Buongiorno. Buone notizie. Adesso te lo dico. mi dici una cosa, a me se qualcuno chiama Paolo il cane, il gatto, il coniglio, non mi dà fastidio, anzi, tu come la pensi? Se chiamano Mirta gli animaletti, adoro, io voglio vorrei rinascere animaletto nella mia prossima vita. Allora, dice che c'entra, adesso vedrete. Si comincia già a formare qualche nuvola al centro, al sud, sulla Liguria, però rispetto a ieri le piogge saranno più frequenti, vediamo subito la carta, più frequenti e più intense al nord, vedete le macchie gialle, al nord zona alpina, prealpina, ma anche sulle coste del Friuli, qualche pioggia o localmente anche qualche rovescio sulle zone interne del centro, ma ripeto, meno rispetto a ieri. Guardate la giornata di domani. Al sud non ci sono più piogge, al centro deboli, ma sono molto forti quelle che prendono tutta la fascia del nord con rare eccezioni. Questo è maltempo di quelli che arriva e poi se ne va, non è di quelli che si formano sul posto, tant'è che nella giornata di venerdì sul nord-ovest migliora, il maltempo si sposta al sud localmente in alcune zone anche molto intenso, interessa ancora le zone di nord-est. La foto di oggi, una foto delle passeggiate riprese da Francesca vicino Firenze, lei e la sua cagnetta che si chiama? Mirta. Quindi... Adoro, va bene, grazie per l'omaggio cara Francesca, spero sia per me. Devo tornare un attimo a Ludovica Ciriello, perché ci sono le lavoratrici e i lavoratori di FIAC che hanno ancora qualcosa da dire. Ludovica, dimmi tutto. Ludo? Chiarisce che questo trasferimento su Torino... Mi senti, Mirta? Sì. Ok. L'azienda chiarisce che questo trasferimento su Torino è dovuto all'esigenza di creare un'operazione strategica per efficientare il sistema e rimanere un'azienda leader nel settore. Quindi questo chiarimento è arrivato. Scusa, 140 lavoratori cosa sono? Che... Un effetto collaterale dell'efficientamento? Per capire... carta che ci ha dato il presidente. E infatti io ti volevo far chiudere con Rocco, perché loro oggi pomeriggio hanno un incontro in regione con l'azienda e lui mi ha detto: io voglio dirgli una frase chiara, che è, tra l'altro è presa dal precedente titolare. Cioè, quindi chi incontrano? Il presidente Bonaccini, qualcuno della giunta di Bonaccini, chi incontrano? No? Bonaccini non ci sarà, però ci sarà qualcuno appunto della giunta, il rappresentante della regione. Ok. Noi siamo qui a rappresentare praticamente il motto dei Lucchi, che l'azienda è formata da persone, non da prodotti. Io porto la voce di 29 ragazzi che siamo in staff leasing della Deco, quindi noi siamo stati usati come prodotti, come spezzatino, come si suol dire, perché hanno provato a scindere, hanno provato a dividere la coesione, il gruppo, perché loro speravano che noi fossimo rientravamo a lavorare, che lo sciopero non lo perseguivamo. Benissimo. Invece l'abbiamo perseguito tutti dal primo per uno, giorno, uno dal primo per momento. Tutti ci stai dicendo, lo capisco benissimo. Bravissima. Bravi, fate bene così.
Allora, io devo passare dall'Emilia Romagna alla Calabria, perché a Roma c'è Mattarella che parla di unità morale del paese. In Emilia Romagna, ahimè, stiamo parlando dell'ennesima crisi, che non è una crisi industriale, badate bene, ma una crisi del lavoro. E invece in Calabria si parla ancora di vitalizi. Guardiamo un po' questa epopea di vitalizi da dove parte, poi vi presento una persona, i nostri due ospiti nuovi. Si festeggia il taglio di privilegi a parassiti che hanno mangiato sulle spalle dei cittadini per troppi anni. Se Di Maio dice parassiti, allora io devo citare Grillo. Fanculo. Vorrei vedere in faccia qualcuno che pigliando migliaia di euro ingiustificati al mese avesse la faccia di bronzo di fare ricorso. Sono privilegiata e non faccio parte della casta. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana che dice che se glielo tagliamo un vitalizio, lui deve tornare a vivere col padre. E allora io gli dico, non ti preoccupare, puoi fare la domanda per il reddito di cittadinanza. Mi hanno preso per mira come un capro espiatorio. Tra poco mi bruceranno come Giovanna d'Arco sul rogo. I 5 Stelle sono come quelle tribù africane che quando prendono il potere impiccano quelli che comandavano prima. Chiamiamo Cirino Pomicino e chiediamogli quanto prende adesso di pensione dal 1 gennaio del 2019. La libertà dei parlamentari è la libertà del paese. Chi la riduce ai parlamentari, prima o poi la riduce anche al paese. Io sono andato in pensione a 70 anni. Quando è che prenderebbe lei col suo vitalizio normale se non glielo toccassero? 3.030. Per quanti anni? Oddio, io... facciamo le gol. No, per quanti anni? No, fino a... Allora, eravamo rimasti lì, no? Parassiti, fanculo, capri espiatori, tribù africane, facciamo le corna e poi ripartiamo dalla Calabria. Perché che è successo in Calabria? Ci ha molto colpito perché il 26 di maggio, insomma, diciamo che usciamo da un periodo parecchio complicato, come ben sapete, anzi ci siamo ancora dentro, il Consiglio regionale fa un blitz in cui reintroduce una sorta di vitalizio anche per chi nel corso della legislatura venisse destituito. Che vuol dire decadere? Essere che casomai è stato condannato e quindi decadi, o invece che casomai qualcuno ha fatto un ricorso, ha vinto, quindi tu non sei più in carica. Insomma, anche queste persone qui in Calabria prenderanno il vitalizio. Ne parliamo con Giuseppe Graziano, UDC, perché a lui, salve Graziano, è toccato l'ingrato compito di relazionare in aula e ha detto, testuali parole virgolettate, io le ho lette, si illustra da sé questa legge. E poi c'è collegato con noi Dino Giarrusso, un esponente di quella tribù africana che quando prende il potere, secondo... Nordafricana, diciamo. Secondo quello che dice, come si chiama, Rotondi, usa impiccare gli avversari. Va bene, ci arriviamo fra un secondo. Però, che brutta metafora. Che brutta metafora, l'ha usata Rotondi, io citavo solo. Allora, sì, sì. Graziano, che è successo? Perché si è trovato a relazionare in aula su una proposta che sinceramente è strana di per sé, ma forse in questo periodo così complicato, con l'Italia che ha mille problemi, diciamo, il Consiglio regionale poteva occuparsi d'altro ad occhio, no? Sì, sì, allora le rispondo a tutte, intanto buongiorno, le rispondo ad entrambe le domande. In realtà io non ero il relatore della legge perché non sono il primo firmatario. La legge è firmata da tutti i capigruppo, compreso me, per l'amor del cielo, quindi l'ho firmata anch'io. E quando vengo chiamato in aula io non ho assolutamente neanche davanti la relazione illustrativa perché c'è stato un errore nella chiamata. Ma a parte questo, andando nel merito della discussione, è passata come una reintroduzione di vitalizi. In realtà, come giustamente e correttamente ha detto lei prima, abbiamo fatto questa norma che consente il riscatto del periodo mancante contributivo a chi non aveva completato il mandato. Questa norma effettivamente non è stata come dire, raccolta bene dai cittadini e dai nostri elettori. Grazie, scusi, ne sono decaduto, perché devo avere il vitalizio? Abbia pazienza, non l'abbiamo accolta bene, è stata no. Una valutazione errata e noi fra pochi minuti, io sto per entrare in aula perché fra pochi minuti c'è il Consiglio regionale
con all'ordine del giorno l'abrogazione di questa norma. Quindi ci siamo resi conto di aver fatto, di essere stati superficiali. Quindi avete firmato una norma che non vi è piaciuta e l'abbiamo ad abrogare. Quindi scusa, per capire io, perché metto in fila un po' di cose. Allora, sì. Avete firmato una norma come primi firmatari, secondi firmatari, l'avete portata in aula, l'avete approvata e ora tornate in aula per abrogarla. Torniamo in aula per abrogarla perché noi abbiamo un mandato che è elettivo, che è quello degli elettori. Abbiamo compreso di aver fatto una cosa che non è accettata, che non è compresa e probabilmente è anche sbagliata. Cioè, scusi, cosa mi sta dicendo? No, Graziano, io la devo conoscere personalmente, sono affascinata. Lei mi sta dicendo che se non si incazzavano i cittadini non l'abrogavate. Perché se incazzavano i cittadini, voi dovete essere eletti, l'abrogate. Se ha fatto incavolare i cittadini vuol dire che abbiamo commesso un errore. L'errore si può sbagliare, l'importante è rimediare. Questa norma non ha avuto alcun effetto, viene abrogata oggi. Allora, ho capito. In tutto questo Luigi Di Maio si è parecchio incavolato anche lui. E dice, ha fatto un post dicendo non posso rimanere in silenzio davanti a una cosa del genere, mentre i cittadini hanno serie difficoltà economiche e le imprese sono colpite duramente dalla crisi, la Regione Calabria reintroduce. Però è sbagliato questo post, perché questo post parla di vitalizi e non è così, abbiamo detto che è un'altra cosa. Okay, allora i vitalizi in Calabria sono stati abrogati nel 2012, okay. Non era il Consiglio le faccio regionale, rispondere da Giarrusso. Ah, io sono, questi sono i momenti in cui sono felice che esista il Movimento 5 Stelle, altro che tribù che impicca i nemici, come scorrettamente ha detto Rotondi, nel senso che fino a qualche anno fa probabilmente se la Regione Calabria avesse approvato questo provvedimento vergognoso, che è vergognoso in sé, perché spieghiamolo bene, basterebbe un giorno di mandato come consiglio regionale in Calabria, se fosse rimasta questa legge, per poi poter avere, non so perché lui dice non è un vitalizio, un'indennità di 600 euro mensili per tutta la vita, io la chiamo vitalizio, la volete chiamare indennità supplementare, seconda pensione, chiamatela come vi pare, è uno scandalo ed è sbagliato in sé, ma diventa doppiamente sbagliato nel periodo storico in cui abbiamo tutti quanti difficoltà, tutti i cittadini italiani lottano per tenersi il posto di lavoro, molti esercizi commerciali chiudono, i bar, i ristoranti, i pub, tante situazioni, l'agricoltura ha difficoltà, le ludoteche hanno difficoltà, tantissime attività commerciali italiane hanno difficoltà e questo si rimettono il vitalizio. Allora, grazie al fatto che per fortuna poco più di un anno fa il Movimento 5 Stelle li aveva aboliti, dobbiamo anche dire una cosa, Giarrusso, mi scusi, se no sembra che Graziano l'ha fatto da sola sta cosa, non il contrario. No, l'hanno approvato all'unanimità. A me sa cosa imbarazza, cara Mirta, che noi paghiamo come cittadini i consiglieri regionali della Calabria, tutti quanti, me compreso, gli europarlamentari, tutti i rappresentanti delle istituzioni, abbiamo uno stipendio, tutti quanti ce l'abbiamo, d'accordo? Questi signori hanno impiegato del tempo per scrivere questa legge e al momento in cui il Presidente dell'Assemblea, che fra l'altro era stato considerato impresentabile dalla Commissione Nazionale Antimafia, non solo è stato eletto, ma addirittura il Presidente dell'Assemblea, chiusa parentesi, ha chiesto all'onorevole Graziano, al consigliere Graziano, di illustrare, lui ha detto si illustra da sé, il che lo trovo sinceramente imbarazzante. Dopodiché, dopo due giorni, visto che giustamente Luigi Di Maio ha tuonato contro questo provvedimento, e tanti di noi lo hanno fatto nel mio piccolo anch'io, loro lo cancellano. Quindi abbiamo pagato della gente per scrivere un provvedimento totalmente surreale, sbagliato, inaccettabile, allora, e dopo due giorni cancellarlo. Sentiamo Graziano come risponde. Si commenta da sé, altro che si illustra da sé, vicenda. Graziano. Mi fa parlare. Allora, il fatto del si commenta da sé, io l'ho spiegato prima e vorrei che lei non la sfruttasse in altro modo, perché l'ho spiegato. Il si commenta da sé, lei sa benissimo che si dice perché io non avevo da dire nulla perché non ero il relatore della legge. Ma quindi lei ha firmato una cosa che non conosceva. Lei mi deve far parlare. Facciamo parlare. Con molta educazione. Io le voglio dire, quando lei poi fa la vinta populista, che io l'accetto pure e ci può anche stare in questo caso, però le chiedo, lei ha detto che è vergognoso che i parlamentari, i consiglieri regionali della Calabria prendono un'indennità contributiva. Lei è parlamentare un giorno, europeo? Sì. Lei è parlamentare europeo. Lei l'indennità contributiva o l'indennità come i parlamentari italiani la prendono? L'errore è aver fatto
aver dato modo di poter riscattarsi il periodo mancante. È un errore, lo riconosciamo. Noi non facciamo un giorno, mi scusi, di mandato. Voi l'avete però messo anche per chi fa un giorno di mandato. Questa riflessione gliela... Mi consente, non è dovuta all'intervento di Di Maio questo fatto qua, è dovuta all'intervento dei cittadini. I cittadini hanno detto che era sbagliata e noi la togliamo. Poi possiamo mandare anche di noi, possiamo mandare anche gli interventi nostri. Anche io ho proposto subito dopo una normativa di abrogazione che mi sono reso conto che avevamo commesso. Mi scusi, posso replicare io a lei? Non è andata sui giornali nazionali come va l'intervista di Di Maio, ma okay, le posso dire che l'avete fatto per esprimere, però per Di Maio, pazienza, la legge non l'ha firmata Di Maio, l'avete firmata voi. La cosa imbarazzante è che voi avete firmato una legge che lei, che è stato chiamato a illustrarla ed era uno dei firmatari, non il primo ma uno dei firmatari, evidentemente ha firmato una cosa che neanche conosceva. E non ha niente a che fare, perché sia chiara una cosa, Mirta, i vitalizi che sono stati cancellati in Italia sono quelli immeritati, fra virgolette, cioè tutti quei vitalizi che non sono frutto di contributi versati. Se voi versi i contributi, però io ho fatto parlare, non mi parli sopra perché con Skype è difficile, abbia pazienza. Se tutti quelli che versano contributi hanno diritto a un'integrazione, ma devono versare i contributi, voi avevate fatto una legge, i cittadini lo devono sapere, dove bastava un giorno di presenza, come era in passato anche al Parlamento nazionale, e noi l'abbiamo abrogata per prendere vitalizio. C'è una bella differenza, anche abbia pazienza. Sta dicendo una grossa cavolata, perché con i contributi... Come una grossa cavolata? No, è quello che avete firmato. Prima, la prego di informarsi. Che è così dal 2012, fra l'altro non ero in consiglio regionale. Allora, si fermi, Graziano. Facevo un'altra cosa. Devo sentire un commento di Crosetto. Scusi, ma perché l'avete votata questa legge? No, voi avete impiegato del tempo, pagati dai cittadini, avete impiegato del tempo per scrivere sta legge. Perché l'avete scritta e l'avete votata? Mi fa dire un'altra cosa. Scusatemi. A differenza di morti. Lei ne può parlare sopra, andare in pubblicità, poi torno da Crosetto. Vi dico la verità? È surreale. Stiamo parlando con 140 lavoratori che vanno a casa. E noi stiamo parlando di una cosa surreale. Però d'accordo, mi dà 20 secondi. Sì, un momento, pubblicità gli ridò. Pubblicità e le do tutti i secondi che vuole. Mi dà 20 secondi. Pubblicità. Davvero poco tempo, però 20 secondi per Graziano, glielo ho promessi, sì, prego. Sì, volevo dire solamente questo all'onorevole Giarrusso. Io non sono un politico di professione, ho 42 anni di contributi versati per la mia professione. Io non ho fatto richiesta dei contributi, nemmeno del contributivo, perché sa che è volontaria la contribuzione. Né l'ho fatta e non lo farò, perché sto bene così come sto. Voglio impegnarmi per la collettività ed è quello che sto cercando di fare con questo mio mandato elettorale. Va bene, allora proviamo la prossima volta a non fare leggi inutili. Semplicemente, consigliere Graziano, lei è pagato dai cittadini per lavorare per il bene dei come cittadini. Come è pagato lei? Uguale a lei. Ha contribuito a scrivere una legge sbagliata. Sono pagato come è pagato lei. Chiudiamola. Scusatemi, Giarrusso, devo chiudere. Evitiamo di fare leggi inutili e sbagliate. Non fa bene a nessuno. Purtroppo non ho il tempo di tornare da Crosetto, ma il suo sorriso amaro di prima ha detto più di mille parole, caro Crosetto. Quindi io l'ho capita molto bene. Dopodiché vi devo fare invece un appello a cui tengo moltissimo, perché dovete sapere che in Italia sono oltre 1500 i bambini e i ragazzi che ogni anno finiscono nei reparti oncologici, pediatrici, contro un tumore infantile. Molti di loro si ammalano di un tumore tremendo che si chiama osteosarcoma. Parlare di tumore infantile è molto difficile, perché per tutti noi, per me che sono madre, è davvero una cosa contro natura pensare che dei bambini, dei ragazzi senza colpa si ammalano di un male così terribile. Ma dobbiamo sapere una cosa importante: nella maggior parte dei casi si guarisce grazie a medici, a infermieri e associazioni che lottano in prima fila. Oggi vi chiedo davvero di darci una mano con AISOS, perché AISOS fa un grande lavoro per combattere, sconfiggere questo tumore che è l'osteosarcoma. Potete dare un contributo, fatelo, perché ancora oggi lo possiamo fare. Quindi mettetecela tutta, sms o numero fisso, 2 euro, 5 euro, 45581. Vi prego davvero di farlo col cuore in mano. Grazie a tutti voi, ci vediamo domattina.